La più cordiale buona serata, siete collegati con il Pallaravizza e la 18esima giornata del campionato nazionale Serie B Old Wild West. Terza giornata di ritorno, Omnia Pavia che ospita Antenone Energia Padova. Virtus Padova che è attualmente al terzo posto in questo campionato con un record che recita 13 vinte e 14 perse, reduce dalla sconfitta interna con Olginate, sconfitta in cui per metà gara non ha potuto schierare il proprio giocatore di riferimento, Michele Ferrari, sesto marcatore del campionato, bloccato da una contrattura e ancora oggi ha fatto un provino nell'immediata vigilia del match, ma poi è rimasto seduto per tutto il riscaldamento, quindi probabilmente non verrà rischiato. Sappiamo che questa è la settimana del turno infrasettimanale, mercoledì Padova sarà impegnata a Vigevano, mentre Omnia andrà sul parquet del Fanalino di Coda Soresina e poi si ripresenterà qui sul legno di Via Treves per affrontare l'Ecco. Partita davvero di grande importanza, al di là del concetto breriano di match di riferimento, proprio perché la somma dei punti ovviamente recita 20 più 26, quindi è sicuramente il big game di giornata, anche perché Pavia non può permettersi passi falsi, perché il treno playoff corre veloce, la quarta e la quinta posizione devono comunque rimanere nel mirino dei pavesi, è fondamentale una vittoria oggi al di là dell'avversario. In effetti Ferrari non parte tra i cinque, va con Rado Bianconi, poi le scelte di coach Daniele Rubini sono quelle solite, quindi De Nicolao, anzi c'è, non parte Piazza, quindi De Nicolao, poi il numero 8 Mazzonetto, Morgillo a presidiare i cristalli, Ruben Daniello come numero 3. Le scelte invece di Baldiraghi, Baldiraghi va con anche qui un quintetto atipico, quindi con Venucci, con Benedusi, con Torgano, con Nasello e con Sacchettini, quindi capitan Benedusi spostato in guardia. In numero 3 parte Marco Torgano. Buona serata anche da Fabio Sacchi. Buonasera a tutti. Che come al solito ci affiancherà in sede di commento. C'è la tripla in angolo, sparata immediatamente, e c'è il doppio rimbalzo in attacco, la stoppata di Sacchettini, ma poi c'è anche il fallo su Morgillo che è andato per tre volte a rimbalzo d'attacco. Morgillo che nel match di andata fece tutta la differenza del mondo nel finale. Tripla sparata e sbagliata da Mazzonetto, quindi si apre con due soluzioni a cronometro fermo per il numero 9 Ivan Morgillo, che va a realizzare il primo lungo del 1992 firmato da Padova in extremis dopo che è stato rilasciato da Caserta nel momento in cui i campani hanno avuto la certezza del ripescaggio in A2. 2-2 per Morgillo, che è un lungo fisicato ma dalla mano estremamente educata, quindi primo vantaggio per la Antenore Energia che va a allungare la difesa con De Nicolao che prova ad andare aggressivo su Venucci. De Nicolao è il giocatore che intesta la classifica dei recuperi nel campionato. L'innesco interno per Torgano, che si prende un jumper da 2, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Bianconi, Virtus che riparte, il palleggio di Nicolao, Bianconi che si apre a 3 punti, giocatore da tenere in grande considerazione, ha un tiro assolutamente rispettabile, da 3 punti spara Daniello, sbaglia, rimbalzo questa volta va bene e taglia fuori molto bene Morgillo, Sacchettini, va via che può ripartire, Sacchettini che va per l'end off con Venucci, molto aggressiva Padova ovviamente, a grande pressione su Mattia Venucci, c'è però la rotazione buona, c'è il tocco però di piede, quindi c'è rimessa in zona d'attacco per l'Omnia, si era perfezionata il triangolo offensivo, rimessa con cronometro resettato ai 14, Venduzzi a occuparsi delle operazioni, c'è subito Bianconi aggressivo su Nasello, c'è il contatto, la gran finta di Naso che fa subito una meraviglia sul piede perno, manda al bar l'ex giocatore di Firenze e va ad impattare a quota 2, 8-43, quindi primi due punti per Omnia fatturati da Nasello che Baldiraghi ha scelto di far partire in quintetto. Il consegnato Daniello Morgillo, si torna fuori, c'è il cambio difensivo con Daniello che spara una tripla in faccia a Sacchettini, sbaglia, rimbalzo, lavora bene Benedusi, Pavia che può ripartire per andare a scrivere il primo vantaggio in questo match, il blocco in transizione preso da Venucci, ancora una volta c'è il tocco di piede di De Nicolao, fratello del più celebre playmaker della Reyer Venezia,
l'uscita di Nasello che riceve il consegnato con Mattia Venucci, che va a prendere il blocco di Sacchettini che va a rollare. Non viene premiata la rollata, ora c'è invece l'attacco al ferro con il layup, buono il canestro, tardivo il tentativo di stoppata di Morgillo, quindi primi due per Mattia Venucci e primo sorpasso, cambio di vantaggio con Omni avanti 4-2, quasi due minuti che vanno in archivio. De Nicolao, l'uscita di Mazzonetto che non viene servito, si va invece da Daniello che torna da De Nicolao che va a cercare l'innesco interno per Morgillo, c'è però il recupero difensivo di Pavia. Venucci che dà un buon pallone a Nasello che attacca il ferro e va a realizzare. 4 per Ferdinando Nasello, 6-2 il vantaggio per Pavia che sta lavorando bene in transizione a partire dai recuperi difensivi. Ora Benedusi che taglia il blocco per uscire con Mazzonetto, palla che torna alle mani di De Nicolao. De Nicolao che ribalta il lato e Mazzonetto non riesce a controllare, quindi c'è il recupero difensivo per l'Omnia. Arriva la seconda palla persa in fila per l'Antenore Energia. Pubblico pavese, la tribunetta pavese che cerca di farsi sentire, ovviamente è match, l'abbiamo detto, di capitale importanza per Pavia, visto che Lecco continua a correre, visto che Monfalcone continua a correre, ovviamente il quarto posto sarebbe comunque un traguardo importante, ancora molto lunga, c'è un intero girone, ma è importante non accumulare un gap significativo. 7:25 per andare al primo pit stop, andiamo a seguire quest'ultimo possesso, poi andremo a coinvolgere Fabio. Sacchettini ribalta il lato per Venucci che si muove in palleggio, gran cosa dietro la schiena, però si chiude la difesa di Padova. Ora Nasello che riapre per Venucci, la tripla del toscano sbagliata, ma c'è il tap out di Sacchettini, quindi possesso addizionale per Omnia. Venucci che va da Benedusi, riapre per Torgano che dal palleggio batte Daniele, va a realizzare, morbida la soluzione dei due punti per l'ala di Segrate. Pavia 8, Antenone Energia 2, vai Fabio. C'è la Pavia che ha approcciato molto bene questo match, adesso tripla di Bianconi che è per il secondo ferro, ma rimbalzo offensivo di Morgillo che scarica per De Nicolao, la tripla di De Nicolao è a bersaglio, quindi 8-5 per Pavia e gap che si riduce. Abbiamo visto le migliori qualità degli ospiti in questa azione, ovvero sia il rimbalzo offensivo, quindi con Morgillo. Sacchettini che realizza su assist di Venucci. Dicevamo degli ospiti che non hanno una brillante percentuale da tre punti, solo il 27%, ma in questo caso De Nicolao ha realizzato. Adesso Bianconi si affida al numero 8 Mazzonetto, ancora Bianconi, spalla canestro contro Benedusi. Ottimo l'assist per Mazzonetto che però non realizza, allora Pavia corre in contropiede con Torgano che si affida, stava per affidarsi a Benedusi, ma De Nicolao molto lesto con le sue mani e sporca il pallone che sarà comunque ancora di Pavia. Venucci ora sul blocco di Sacchettini, viene lasciato solo e allora sbaglia però la conclusione, quasi per lui un rigore a porta vuota. Adesso Venucci proprio in marcatura su De Nicolao che tenta la seconda tripla del suo match e realizza anche questa conclusione, 10-8, quindi De Nicolao partito molto bene quest'oggi con due triple sui quattro tentativi degli ospiti. Venucci scambia con Nasello, ora aspetta il blocco di Sacchettini, Torgano riceve contro Mazzonetto, attacca in uno contro uno, molto deciso Marco Torgano che lucra un fallo e quindi lucra due tiri liberi. Marco Torgano partito decisamente bene anche lui, dopo aver sbagliato la prima conclusione ha segnato un ottimo palleggio a destro tiro e ora avrà due tiri liberi per incrementare il suo bottino personale. Segna il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Realizza anche il secondo, 12-8 quando sono passati 5 minuti in questo primo periodo. Ora De Nicolao ad impostare una nuova azione offensiva per gli ospiti, palla che carambola nelle mani di Daniello che vuole riaffidarsi a De Nicolao, fallo di Venucci ma è un fallo comunque speso bene perché è uno di quei falli, Paolo, spesi
dai giocatori quasi per foga, per difesa, ovviamente con grande aggressività, che piacciono molto agli allenatori. Sì, anche perché comunque il primo fallo per Mattia è comunque una sorta di linguaggio del corpo. Pavia vuol far vedere che è pronta a buttarsi sulle palle vaganti, è pronta a fare un match di grande decisione, di grande spessore agonistico. Ora l'agnello va in traffico e nella tonnara arriva il fallo. Si accusano del fallo Sacchettini e Benedusi, entrambi col braccio alto. Ora il fallo viene sanzionato per il capitan Benedusi, con due tiri liberi a disposizione dell'ex giocatore di Cesena e Crema. Andrea D'Agnello, giocatore da 8 punti e 3 assist di media in questo campionato, va a realizzare D'Agnello per ricucire. Benedusi che parla con la signorina Castiglione di Palermo. Va a realizzare 2-2, percorso netto per D'Agnello, 2 di margine per Pavia. Si entra negli ultimi 5 minuti di gioco, 12 che attacca, 10 che si difende. Nasello molto fuori, va da Benedusi, c'è il taglio di Torgano. Benedusi ha una mezza idea di attaccare dal palleggio, va a forzare una soluzione a 2 punti, però la mette in svitamento, gran canestro del capitano, e tutto il quintetto pavese è andato a bersaglio. Ora spruzzata di 2-3 matchup per Pat Baldiraghi, e c'è il buon intervento di Benedusi che va a recuperare. Ora parte la transizione, aperto Torgano da 3 punti e va a realizzare Marco Torgano. Minuto di sospensione chiamato da Padova, palla persa di Mazzonetto, buona lettura di Benedusi, e Pavia in transizione finora sempre fatto molto male, anche perché ha un quintetto davvero molto dinamico, perché un lungo come Menasello è in grado davvero di partire in palleggio e di condurre la transizione in prima persona. Quindi anche in questo caso c'è stata una ottima spaziatura offensiva con Torgano trovato in angolo, e Marco, quando ha i piedi a posto, è una sorta di sentenza. Ed è riuscito a dare 7 punti di margine a Pavia, 17-10. Le cifre individuali dicono Torgano, appunto, miglior marcatore per l'Omnia, quota 7. Poi 2 di Benedusi, 2 di Sacchettini, 2 di Venucci, 4 di Nasello. Quindi tutto il quintetto già a bersaglio. Per quanto riguarda i patavini, sono 6, 2 triple per De Nicolao, 2 per D'Agnello, 2 per Morgillo. Chiaro, l'abbiamo sottolineato in fase di presentazione, Fabio, l'assenza di Ferrari è un'assenza che pesa, un giocatore davvero in Serie B di esperienza enciclopedica, lo ricordiamo, tanti anni in B a Corno di Rosato, tanti anni a Udine anche come capitano nella Serie A2 di Udine, appunto risalita dopo qualche anno di purgatorio. Un giocatore molto esperto, un giocatore che ha tecnicamente dei grandi mezzi e viene schierato al numero 4 tattico, quindi ha possibilità davvero di fare molto male quando spazia. Sì, è un giocatore che viaggia a 15,8 punti di media con il 68% da 2, e a questo aggiunge anche 9 rimbalzi, quindi insomma un giocatore davvero, davvero importante per Padova, che adesso deve rincorrere sotto di 7 punti. È entrato anche il numero 5 Schiavon, proprio per la formazione di coach Daniele Rubini. Adesso De Nicolao attacca in 1 contro 1, movimento da campetto, e Luca anche lui un fallo a Benedusi. Secondo fallo di Benedusi, che viene sostituito da Filippo Fazzioli, quindi prontamente cambiato da coach Pat Baldiraghi per evitare di spendere un terzo fallo che sarebbe deleterio chiaramente per Pavia. Benedusi che è partito molto bene in questa partita, lui che ha un ruolo fondamentale in fase difensiva, ma quest'oggi ha segnato anche un canestro un po' fuori dagli schemi, è quello che Baldiraghi chiede al capitano pavese. Nel frattempo 2 su 2 di De Nicolao, che giunge a quota 8, miglior marcatore della partita. Fazzioli aspetta l'uscita di Venucci, marcato proprio dal miglior difensore di Padova, e fallo del numero 18 Bianconi. È proprio così, fallo in aiuto, show difensivo che non viene premiato dagli arbitri, o meglio viene premiato con un fischio a favore però di Pavia, che adesso avrà la palla per incrementare il proprio vantaggio. L'arbitro affiderà il pallone a Filippo Fazzioli, marcato proprio dal tatuatissimo D'Agnello. Ora Venucci per Torgano, ancora Venucci, circolazione perimetrale, Fazzioli scarica proprio per Nasello, adesso andrà in 1 contro 1 proprio naso con 2 secondi sul cronometro, forza la conclusione.
Togano presentissimo anche al rimbalzo offensivo, adesso si sta veramente facendo sentire. Fazzoli sul blocco di Sacchettini, scarico per Togano, scarico a sua volta, extra pass per Sacchettini, ottima la conclusione, rimbalzo ancora di Togano, monumentale in questo inizio di partita. Menucci si affida a Nasello, spalla canestro contro di Nicolau, fallo proprio del numero 10 di Padova, che ha tentato come al solito uno dei suoi recuperi, tentando di appunto recuperare la palla cacciandola da dietro. Di Nicolau che verrà sostituito, anzi no, è Daniello che viene sostituito, entra proprio Piazza, anche lui giocatore molto solido e molto importante per Padova, che quest'oggi è entrato dalla panchina ma solitamente è nei primi 5, quindi nello starting 5. Ora Togano che consegna a Venucci sul blocco di Sacchettini, che ritrova spalla canestro, scarico per Nasello, tripla di Ferdinando Nasello a bersaglio, 20-12, e questo è un jolly importante per Pavia. Ora Pavia ha più 8 e in difesa proprio con Venucci su De Nicolau, blocco di Morgillo che ritrova sotto canestro, sbaglia però l'appoggio, probabilmente un fallo non fischiato, resta il fatto che comunque Morgillo non è riuscito a mettere a referto due punti. Nel frattempo esce Sacchettini, entra Spatti. Ora Venucci proprio contro De Nicolau, duello forse più bello di questa partita. Fazzoli che si affida a Spatti, Venucci per Nasello, spalla canestro, uno contro uno proprio di naso, giro e tiro di Nasello, mamma mia che canestro, ancora su quel piede perno, davvero di pregevole fattura questo canestro di naso, che ormai ci ha abituato a questo tipo di conclusione. Ora Piazza sul blocco di Morgillo, scarico per il numero 5 Schiavon, che sbaglia però la conclusione, rimbalzo dello stesso Nasello, apertura subito per Venucci, tripla in transizione sbagliata, ma Fazzoli a rimbalzo d'attacco sbaglia un rigore anche questa porta vuota, e allora Padova è già dall'altra parte, tripla proprio per la formazione di coach Rubini che non va a referto, e allora toccano con l'ennesimo rimbalzo della sua partita. Parlo adesso una partita che si sta alzando di intensità, di tono, e Pavia ha trovato ancora, tra l'altro tripla di Togano, Pavia ha trovato tanti rimbalzi offensivi. Togano è stato fondamentale, che è un giocatore oltre di stazza di grande dinamismo, quindi ha riciclato quei due palloni consecutivi, poi è arrivata la tripla di Nasello, importante. Naso sta lavorando molto sul tiro perimetrale, che sappiamo essere sicuramente l'aspetto tecnico sul quale può maggiormente lavorare. Ora contatto De Nicolau, De Nicolau sta facendo una partita clamorosa, anche prima ha dato un pallone meraviglioso sul quale Morgillo ha sbagliato un canestro fatto. De Nicolau sta facendo una super partita, 25-14, quindi avanti 11 Pavia, che ha trovato queste triple importanti per scappare. Togano già a quota 10, e ancora Nasello va a attaccare Bianconi, ora va a prendersi un tiro forzato, il contropiede primario chiuso da Piazza. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi, 25-16, Pavia davvero molto sul pezzo. Abbiamo sottolineato come sia riuscita a chiudere in difesa, a far prendere a Padova dei tiri complicati, a ripartire, a dettare i ritmi, a distendersi in transizione. È chiaro che un quintetto comunque con Togano, con Fazzoli, con Mattia Venucci, è un quintetto, e con Nasello, se Nasello si apre e mette, è un quintetto ovviamente molto pericoloso nel momento in cui si schiera in arco, in transizione. Le cifre dicono che Pavia sta tirando con 7-13 da due punti, 3-5 da tre. Le cifre della Virtus Padova sono invece 2-5 da 2, 2-8 da 3 punti, quindi a dimostrazione anche che Pavia, che all'andata soffrì moltissimo la fisicità interna di Morgillo, ora sta cercando di chiudere bene l'area e sta comunque sfidando al tiro perimetrale Padova. I tabellini recitano 10 di Togano, 2 di Venucci, 9 di Nasello, 2 di Sacchettini, 2 anche per Capitan Benedusi. Quanto riguarda l'antenna e regia sono 10 di De Nicolau, 2 per Piazza, 2 per Morgillo, 2 per Daniello. Si torna sul parquet, dentro il numero 6 Visone, che andrà a
spendere presumibilmente questi 46 secondi che mancano di pura pressione difensiva su Mattia Venucci. Venucci che va da Fazioli, sarà Fazioli a superare la metà campo, marcato da Piazza, la ricezione di Torgano per Spatti. Nasello, la mezza ruota con Fazioli che si muove, Spatti aperto, va sotto Nasello, 9 secondi per chiudere il possesso. Spatti che deve attaccare Morgillo, prova a tirargli in faccia da due punti e va a realizzare con l'ausilio del ferro. Primo canestro per il giocatore bergamasco, Costa Volpino, 27-16, quindi sono sempre 11 per Pavia. 16 secondi per chiudere il quarto, la difesa dei Lupi di Baldiraghi. Schiavon con palla in mano, si torna da Piazza. Piazza che va a attaccare dal palleggio Fazioli, ribalta in angolo per Visone che sfonda. È la seconda volta che la signora Castiglione invita Venucci a rialzarsi. Termina comunque il primo quarto senza danni per l'Omnia, che chiude 27-16, quindi con fatturato di assoluto lusso. Le cifre ve le abbiamo date qualche secondo fa, ovviamente al conteggio si aggiungono i due di Spatti che ha trovato questa soluzione dai 5 metri, che è stata baciata dal ferro e depositata dentro la retina. Un buon primo quarto, Fabio, un primo quarto in cui Pavia ha approcciato con l'atteggiamento corretto, con l'atteggiamento di chi davvero non vuol concedere nulla e a maggior ragione vuole capitalizzare il fatto che di là ci sia un'assenza di peso come quella di Ferrari. Sì, al di là dei 27 punti segnati, che ovviamente Pavia ha tirato con delle cifre spaziali in questo primo periodo, 8-14 da 2, 3 su 5 da 3, bisognerà vedere se potrà continuare su queste cifre e su queste percentuali. Resta il fatto una Pavia che ha lottato in questo primo periodo, in particolare abbiamo sottolineato prima Marco Torgano, sì, fondamentale dall'arco con un 2 su 2, ma fondamentale anche al rimbalzo offensivo. Unico punto forse negativo, se vogliamo trovarne uno, sono magari quei due canestri in più che Pavia ha sbagliato, ricordiamo per esempio quello di Fazioli, che ovviamente possono pesare nell'economia della partita. Vedremo comunque, nel frattempo ritornano in campo le squadre. Baldiraghi riparte da Venucci, Fazioli, Torgano, Spatti, Sacchettini. La scelta invece di Padova è si riparte dal giovane Visone, da Capitan Schiavon, da Morgillo, da Piazza e dal numero 34 Ruben Calò, under prodotto delle giovanili di Milano e giocato da campionati senior a Bernareggio. Tutto pronto per ripartire, continua il dialogo fra Mattia Venucci e la signora Castiglione dopo le due volte in cui il playmaker di San Miniato è finito per le terre senza che fosse stato sanzionato il fallo di sfondamento. Ora Venucci si muove in palleggio, supera lo show di Morgillo, dà una gran palla con visuale oscurata ma a occhi dovunque, dà una gran palla a Sacchettini che va a realizzare. Sono 13 di margine per Pavia, 29-16. Primo attacco per Padova, Calò che si prende una soluzione da due punti, la sbaglia, rimbalzo lungo controllato agevolmente da Michael Sacchettini. Pavia che può ripartire con Venucci. Venucci che manda al bar il suo avversario diretto, ha un pallone a Spatti che realizza, morbida la soluzione di Alessandro Spatti, è il suo classico tiro dal mezzo angolo. 31-16, quindi si parte con un ottimo 4-0. Per i padroni di casa, è andato in archivio il primo minuto, ora Schiavon una mezz'ora di spara da tre punti, rinuncia, affida Calò. Poche idee offensive, ora assenza di Nicolao per Padova, c'è Visone che si butta dentro, dà però un ottimo pallone a Morgillo che va a realizzare, torna quindi a fatturare la truppa patavina. 31-18 dice il tabellone di Via Treves, il palleggio di Fazioli pronto sul cubo dei cambi, Andrea Mazzoleni. Fazioli che va a piazzare il blocco alto, Sacchettini che riceve la virata e va a sbagliare, tiro sputato dal ferro dopo comunque buona soluzione per il lungo di Borgomanero. Piazza lavora in palleggio, va a cercare di mantenere attivo il collegamento interno con Morgillo che va a realizzare. È importante che Pavia cerchi di tagliare i rifornimenti a Morgillo che è un lungo veramente di
ottima sostanza, 31-20, quindi 11 di margine per Omnia dopo questo controbreak di 4-0 firmato da Padova. Menucci per Spatti, marcato da Calò. Fazioli va da Spatti. Fazioli torna per Torgano, Menucci aperto in angolo, attacca Schiavon, ma scadono i 24 secondi. C'è il cambio di Baldiraghi. Va a prendere fiato Marco Torgano dopo un 11 minuti e spicci davvero al confine della perfezione, con 10 punti, 1 su 2 da 2, 2 su 2 da 2 su 2 da 3 punti, 2 su 2 in lunetta e 3 rimbalzi. Dentro Andrea Mazzoleni, quindi giocatore sicuramente meno pericoloso offensivamente, ma tatticamente importante per quanto può fare in difesa. Padova che sbaglia la soluzione, Venucci che in transizione, a mezza idea di attaccare, subisce il fallo, cioè lo show forte di Morgillo che va a spendere il proprio primo fallo. Rimessa in zona d'attacco per Mattia Venucci. L'uscita di Pippo Fazioli che riceve, prende il blocco di Sacchettini che va al ferro. La palla va da Spatti che ha una mezza idea di attaccare. Riapre in angolo per Fazioli, si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia. Morgillo che lavora forte in taglia fuori per evitare che Sacchettini tenga vivo il pallone. Palla nelle mani di Daniello che prende il blocco di Morgillo, poi chiude il palleggio, torna da Calò. Ancora posizione interna di Morgillo, fallo di Spatti. Pronto a tornare Nicola Benedusi. Cambio per Mattia Venucci sul più 11, da un qualche minuto di riposo al suo fenomeno. 7-12 per andare all'intervallo, come sempre Pavia sulla rimessa. Rimane in individuale, pensavamo facesse il solito giro di zona. Morgillo aperto da tre punti, a tiro rispettabile, questa volta va cortissimo, rimbalzo controllato da Benedusi che avrebbe una mezza idea di far partire il contropiede, invece Pavia andrà ad attaccare in metà campo. Spatti per Benedusi, Sacchettini che va a piazzare il blocco alto, Benedusi attacca, ribalta al lato per Spatti che mette palla per terra, va al ferro, si arresta e subisce il fallo di Ruben Calò, piuttosto evidente malgrado nel momento in cui Spatti ha messo giù la palla, è calata la mannaia. Secondo fallo di squadra per la Antenore Energia. Nicola Benedusi ad occuparsi della rimessa, la ricezione di Fazioli che torna da Benedusi che spalla canestro, può andare a sfruttare il vantaggio fisico, però calpesta la linea Benedusi, quindi arriva la palla persa per Omnia. In effetti ha sfidato un po' le leggi della fisica capitan Nico, perché non c'era davvero spazio per prendersi una linea di fondo. 31-20, 11 di vantaggio per Pavia, 6-38, Padova che va in attacco con Visone, il palleggio prolungato, piazza in angolo, pallone complicato che piazza, controlla, marcato faccia a faccia da Fazioli, ora prende il blocco di Morgillo, il cambio difensivo, c'è il buon intercetto di Fazioli, Pavia che può ripartire, Sacchettini che riesce a governare una palla impazzita e Mazzoleni ha una buona tripla in angolo, la manda però molto corta. Momento in cui ovviamente Mazzoleni non è sicuramente al massimo della confidenza in attacco, ma ci stava, tripla che assolutamente ci stava. Calò prova ad attaccare Spatti, riapre per Morgillo, Piazza che si prende una soluzione dei due punti e va a realizzare, morbida l'esecuzione di Piazza. Quarto punto per Andrea Piazza, play guardia del 1989, palleggio insistito di Fazioli. 31-22, Spatti con palla in mano, torna da Fazioli che riapre per Benedusi, tripla con spazio del capitano che va a realizzare, ed è importante che Benedusi punisca questi battezzi. 34-22, quindi margine che comunque si mantiene di discreta sicurezza, palla alle mani di Calò al quale Sacchettini lascia uno spazio, Calò sbaglia da due punti, a rimbalzo solo maglie bianco-azzurre. Via che può tornare in attacco, avanti di 12, Mazzoleni attacca da un ottimo pallone per la bimane di Michael Sacchettini, buona iniziativa di Mazzoleni che deve prendere fiducia e confidenza in attacco. Sesto per Sacchettini,
14 di margine per Pavia, che sta attaccando con grande pulizia, con grande timing. 36-22, 4-55 da giocare, piazzano a mezza idea di sparare a tre punti, c'è il fallo in attacco di Morgillo, blocco irregolare fischiato al numero 9, il secondo fallo per Morgillo. E sul cambio chiamato da Baldiraghi, che ripropone Mattia Venucci, e doppio cambio per Padova, dentro anche Bianconi per Morgillo e De Nicolao per Visone. Quindi sarà banda, minuto di sospensione, quindi possiamo farci due chiacchiere con Fabio prima poi di passargli il commento in diretta. Pavia che continua, Fabio, ad attaccare con grande pulizia, riesce comunque a tenere buona intensità dietro, in attacco ci sono comunque buone spaziature, importante ecco che tutti si sentano coinvolti, abbiamo sottolineato la tripla di Benedusi, visibilmente battezzato, che ha punito, abbiamo sottolineato anche la buona iniziativa di Mazzoleni, che è andato deciso al ferro, ha trovato uno scarico per una comoda schiacciata di Sacchettini, quindi davvero importantissimo che tutti i giocatori davvero non facciano mai mancare pericolosità in attacco. Sì, è una Pavia che ha dimostrato in questi primi due quarti, anzi in questo primo quarto e mezzo, di essere proprio una vera squadra, e abbiamo detto Benedusi, come ricordato da Paolo, battezzato, segna la tripla, Mazzoleni battezzato la prima volta, sbaglia la tripla ma poi non si perde d'animo e offre un ottimo assist per la scacciata di Sacchettini, il tutto con un Venucci da due punti, quindi insomma una Pavia che ha segnato 36 punti e è in vantaggio di 14 contro una squadra come Padova, che comunque è una squadra solida. Nel frattempo ritorna De Nicolao, perché gli ospiti stavano soffrendo terribilmente la sua assenza dal campo, e ora si ripropone il duello De Nicolao-Venucci, vedremo se farà scintilli anche in questa seconda frazione. Ricordiamo che Padova è la miglior difesa del campionato. Ecco, ricordiamolo, sempre un dato importante, con Padova miglior difesa, 64,2 punti subiti a partita. Padova che è prima, Pavia che comunque è quarta, quindi bisogna sempre ricordare che Pavia ha un'ottima difesa. Nel frattempo fallo di Daniello, che se ne accusa subito e si sincera anche delle condizioni di Venucci, che deve aver preso una bella botta al costato. Venucci, che è proprio lui che si incarica della rimessa, la palla che esce, riceve Sacchettini, riconsegna a Venucci proprio sul blocco di Sacchettini, scarico per Benedusi, in angolo Spatti, ottimo l'assist per Sacchettini, extra pass splendido di Spatti per i due punti di Sacchettini, 38-22, ora piazza contro la zona pavese, quasi fallo in attacco, non fischiato dagli arbitri, allora De Nicolao con la palla in mano si affida a Bianconi, De Nicolao ottima l'accelerazione, fallo di Mazzoleni che ha tentato di stopparlo in aiuto difensivo, saranno due tiri liberi e anche Mazzoleni si sincera delle condizioni dell'avversario, che sembrava essere caduto molto male, in realtà si rialza, botta probabilmente alla schiena e al gomito. Resta comunque il fatto che Di Nicolao avrà due tiri liberi a sua disposizione. Di Nicolao che ha quota 10, perfetto, sia da due punti 1 su 1 che da 3 2 su 2, e anche i tiri liberi 2 su 2 anche lì. Appena citiamo le percentuali, come al solito gliel'ho tirata, sì, come al solito i giocatori ci sentono in telecronaca. Sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, quindi 0 su 2 per De Nicolao. E ora Venucci a impostare una nuova azione offensiva, chiama lo schema corna sul blocco di Sacchettini, scarico per Mazzoleni, arriva, ottimo il taglio puntuale di Benedusi che sbaglia questa volta la conclusione, ma tiro costruito bene per Pavia. Ora piazza che supera Venucci, scarico per Bianconi, extra pass di Daniello per la tripla di Nicolao, che sbaglia anche la conclusione da tre punti, e fallo di Padova con il numero 34 Calò. Pavia chiedeva un fallo antisportivo che non è stato ravvisato dagli arbitri, ci poteva stare perché ha comunque fermato il contropiede pavese. Saranno due tiri liberi per Andrea Mazzoleni, che potrà sbloccarsi anche lui. Sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo. Mazzoleni che comunque deve essere più convinto, deve avere fiducia, perché
ha comunque dei mezzi importanti e realizza infatti il secondo tiro libero. È rientrato anche Nasello, ci eravamo persi il rientrante Nasello. Nel frattempo piazza per Calò che si affida a De Nicolao, ottimo l'assist per Calò che si protegge col ferro, sbaglia però la conclusione e subito Venucci a condurre il contropiede, cost to cost di Mattia Venucci, canestro e fallo, e avrà un tiro libero supplementare, 41-22, quindi forbice che si allarga e tribunetta che invoca il pubblico ad alzarsi. Davvero ottimo Venucci che ha superato di slancio Di Nicolao che tenta sempre di difendere subito già nella metà campo offensiva di Pavia, difensiva di Pavia. Nel frattempo Venucci manda a bersaglio anche il tiro libero supplementare, quinto punto per lui. Ora De Nicolao aspetta l'uscita di Daniello che gli riconsegna il pallone, ottima la difesa di Venucci, De Nicolao col passaggio dietro la schiena, ottima circolazione di palla di Padova che realizza proprio con Morgillo che arriva a quota 8, Spatti per Benedusi, blocco dello stesso Spatti, si affida a Venucci, mezza via di sparare da tre punti, spara invece Benedusi, sbaglia però la tripla e rimbalzo di Mazzoleni che però sbaglia il passaggio in uscita e palla rimarrà a Padova, ma comunque applausi per Mazzoleni che si sta comunque facendo sentire. 2 minuti e 34 ancora da giocare in questa seconda frazione e Pat Baldiraghi che chiama sul cubo dei cambi Torgano. Bianconi spalla canestro, l'assist per De Nicolao, a sua volta assist per Piazza che non diventa tale perché Piazza sbaglia da tre punti, ma extra possesso per Padova, probabilmente fallo di sfondamento non ravvisato dagli arbitri, rimbalzo comunque che viene preso da Benedusi che arriva a rimorchio in questo momento, scarico per Venucci. Venucci chiama il blocco di Nasello, 10 secondi allo scadere dei 24, Nasello riceve ancora palla per Venucci che dovrà forzare. Mamma mia che palla di Mattia Venucci per Ferdinando Nasello, che palla davvero. Piazza per Daniello sul più 20 Pavia, 44-24, quinto assist. Nel frattempo ci dice il nostro Paolo per Mattia Venucci che davvero ha fatto una cosa incredibile. Nel frattempo due punti per Bianconi. Paolo, hai 1:20 per dirci cosa ha fatto Mattia Venucci. Beh, una cosa meravigliosa, anche perché comunque Venucci, giusto per una riflessione che abbiamo fatto a metà settimana col coach, è il giocatore che subisce più falli a partita e considerato che una buona metà non gli vengono sanzionati a favore, potete immaginare il livello di pericolosità. Anche adesso ha fatto praticamente un primo quarto a dirigere le operazioni senza, con grande tranquillità, a mettere in ritmo i compagni. Ora zitto zitto ci ha regalato un cost to cost a velocità supersonica con canestro e fallo, ci ha regalato questa meravigliosa, questo cioccolatino, e poi ci ha regalato questa tripla in step back che è un po' il suo marchio di fabbrica. Quindi ripeto, in un amen. Mattia Venucci in un amen è arrivato a 11 punti, scusate, a 8 punti, 6 assist, 4 falli subiti, 16 di valutazione, direi niente male. E tutto appunto, come abbiamo sottolineato in precedenza, va filtrato alla cartina di stornasole di una squadra che comunque è la miglior difesa. Ora è vero, manca Ferrari, ma improvvisamente non può crollare tutta il castello di carta di Padova, quindi è chiaro che Pavia sta comunque avendo molti meriti. Ora ancora una volta intervento calcistico, coach Rubini che dice che è Venucci a saltare addosso ai difensori. Noi tutto il campionato che vediamo ovviamente show discretamente selvaggi dei lunghi che vanno in raddoppio, Mattia che prende un sacco di botte onestamente, quindi
ci vuole veramente molto coraggio a lamentarsi. Comunque il mondo è bello perché vario. 20 di vantaggio per Pavia, 48 a 28, 30 secondi, Mattia Venucci che va a quota 10, cubo dei cambi va Nicolas Dessy, ovazione per Mattia Venucci, partita ovviamente di grandissima sostanza, 10 punti e 19 di valutazione, ultimi 30 secondi, Pavia che prova ad allungare la pressione della difesa, colloquio fra il coach ospite e la signora Castiglione che probabilmente ha promesso tecnico all'allenatore Patavino. Mazzoleni che va aggressivo su piazza, la ricezione di De Nicolao, D'Agnello fuori dai blocchi, difeso molto bene da Dessy, De Nicolao costretto a forzare da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Alessandro Spatti, 11 secondi per chiudere per l'ultimo possesso pavese, palla nelle mani di Fazioli che va a attaccare, scarica per Nasello, palla per terra, De Nicolao gliela tocca, ma Nasello fa una gran cosa, cambio di mano e sottomano reverse per mettere il punto esclamativo al 51-28, score di lusso assoluto con cui Pavia va a cristallizzare tutta la propria superiorità tecnica maturata in questi due quarti. Prima di chiudere il collegamento andiamo a ribadire il parziale a metà gara. Per Pavia sono un punto di Mazzoleni, 4 di Spatti, 13 di Nasello, 8 di Sacchettini, 10 di Venucci, 10 di Torgano, 5 di Benedusi. Per la Antenore Energia a Padova sono 10 di Nicolao, 4 di Piazza, 8 di Morgillo, 2 di D'Agnello, 4 di Bianconi. Dal Parlavizza è tutto, ci stropicciamo ancora un po' gli occhi e ci risentiamo dopo l'intervallo. La più cordiale buona serata, siete collegati con il Parlavizza, è la 18ª giornata del campionato nazionale Serie B Old Wild West, terza giornata di ritorno, Omnia Pavia che ospita Antenone Energia Padova, Virtus Padova che è attualmente al terzo posto in questo campionato con un record che recita 13 vinte e 14 perse, reduce dalla sconfitta interna con Olginate, sconfitta in cui per metà gara non ha potuto schierare il proprio giocatore di riferimento, Michele Ferrari, sesto marcatore del campionato, bloccato da una contrattura e ancora oggi ha fatto un provino nell'immediata vigilia del match, ma poi è rimasto seduto per tutto il riscaldamento, quindi probabilmente non verrà rischiato. Sappiamo che questa è la settimana del turno infrasettimanale, mercoledì Padova sarà impegnata a Vigevano, mentre Omnia andrà sul parquet del Fanalino di Coda Soresina e poi si ripresenterà qui sul legno di Via Treves per affrontare l'Ecco. Partita davvero di grande importanza, al di là del concetto breriano di match di riferimento, proprio perché la somma dei punti ovviamente recita 20 più 26, quindi è sicuramente il big game di giornata, anche perché Pavia non può permettersi passi falsi, perché il treno playoff corre veloce, la quarta e la quinta posizione devono comunque rimanere nel mirino dei pavesi, è fondamentale una vittoria oggi, al di là dell'avversario. In effetti Ferrari non parte tra i cinque, va Corrado Bianconi, poi le scelte di coach Daniele Rubini sono quelle solite, quindi De Nicolao, anzi c'è, non parte Piazza, quindi De Nicolao, poi il numero 8 Mazzonetto, Morgillo a presidiare i cristalli, Ruben D'Agnello come numero 3. Le scelte invece di Baldiraghi va con anche qui un quintetto atipico, quindi con Venucci, con Benedusi, con Torgano, con Nasello e con Sacchettini, quindi capitan Benedusi spostato in guardia, in numero 3 parte Marco Torgano. Buona serata anche da Fabio Sacchi. Buonasera a tutti. Che come al solito ci affiancherà in sede di commento. C'è la tripla in angolo, sparata immediatamente, e c'è il doppio rimbalzo in attacco, la stoppata di Sacchettini, ma poi c'è anche il fallo su Morgillo che è andato per tre volte a rimbalzo d'attacco. Morgillo che nel match di andata fece tutta la differenza del mondo nel finale. Tripla sparata e sbagliata da Mazzonetto, quindi si apre con due soluzioni a cronometro fermo per il numero 9 Ivan Morgillo.
che fa realizzare il primo lungo del 1992, firmato da Padova in extremis, dopo che è stato rilasciato da Caserta nel momento in cui i campani hanno avuto la certezza del ripescaggio in A2. 2-2 per Morgilo, che è un lungo fisicato ma dalla mano estremamente educata, quindi primo vantaggio per la Antenore Energia, che va a allungare la difesa con De Nicolao, che prova ad andare aggressivo su Venucci. De Nicolao è il giocatore che intesta la classifica dei recuperi nel campionato. Innesco interno di Pertorgano, che si prende un jumper da 2, lo sbaglia. Imbalzo controllato da Bianconi, Virtus che riparte, il palleggio di Nicolao, Bianconi che si apre a 3 punti, giocatore da tenere in grande considerazione, ha un tiro assolutamente rispettabile, da 3 punti spara Daniello, sbaglia, rimbalzo questa volta va bene e taglia fuori molto bene Morgillo, Sacchettini, Pavia che può ripartire, Sacchettini che va per l'end off con Venucci, molto aggressiva Padova ovviamente, a grande pressione su Mattia Venucci, c'è però la rotazione buona, c'è il tocco però di piede, quindi c'è rimessa in zona d'attacco per l'Omnia, si era perfezionata la, il triangolo offensivo, rimessa con cronometro resettato ai 14, Venduzzi a occuparsi delle operazioni, c'è subito Bianconi aggressivo su Nasello, c'è il contatto, la gran finta di Naso che fa subito una meraviglia sul piede perno, manda al bar l'ex giocatore di Firenze e va ad impattare a quota 2, 8-43, quindi primi 2 punti per Omnia fatturati da Nasello, che Baldiraghi ha scelto di far partire in quintetto. Il consegnato Daniello Morgillo, si torna fuori, c'è il cambio difensivo con Daniello che spara una tripla in faccia a Sacchettini, sbaglia, rimbalzo, lavora bene Benedusi, Pavia che può ripartire per andare a scrivere il primo vantaggio in questo match, il blocco in transizione preso da Venucci, ancora una volta c'è il tocco di piede di De Nicolao, fratello del più celebre playmaker della Reyer Venezia. L'uscita di Nasello che riceve il consegnato con Mattia Venucci, che va a prendere il blocco di Sacchettini che va a rollare, non viene premiata la rollata, ora c'è invece l'attacco al ferro con il layup, buono il canestro, tardivo il tentativo di stoppata di Morgillo, quindi primi 2 per Mattia Venucci e primo sorpasso, cambio di vantaggio con Omnia avanti 4-2, quasi 2 minuti che vanno in archivio. De Nicolao, l'uscita di Mazzonetto che non viene servito, si va invece da Daniello che torna da De Nicolao che va a cercare l'innesco interno per Morgillo, c'è però il recupero difensivo di Pavia, Venucci che dà un buon pallone a Nasello che attacca il ferro e va a realizzare, 4 per Ferdinando Nasello, 6-2 il vantaggio per Pavia che sta lavorando bene in transizione a partire dai recuperi difensivi. Ora Benedusi che taglia il blocco per uscire con Mazzonetto, palla che torna alle mani di De Nicolao, De Nicolao che ribalta il lato e Mazzonetto non riesce a controllare, quindi c'è il recupero difensivo per l'Omnia. Arriva la seconda palla persa in fila per l'Antenore Energia, pubblico pavese, la tribunetta pavese che cerca di farsi sentire, ovviamente è match, l'abbiamo detto, di capitale importanza per Pavia, visto che Lecco continua a correre, visto che Monfalcone continua a correre, ovviamente il quarto posto sarebbe comunque un traguardo importante, ancora molto lunga, c'è un intero girone ma è importante non accumulare un gap significativo. 7:25 per andare al primo pisto, andiamo a seguire quest'ultimo possesso, poi andremo a coinvolgere Fabio. Sacchettini ribalta il lato per Venucci che si muove in palleggio, gran cosa dietro la schiena, però si chiude la difesa di Padova, ora Nasello che riapre per Venucci, la tripla del toscano sbagliata ma c'è il tap out di Sacchettini, quindi possesso addizionale per Omnia, Venucci che va da Benedusi, riapre per Torgano che dal palleggio batte Daniele e va a realizzare, morbida la soluzione dei 2 punti per l'ala di Segrate, Pavia 8, Antenore Energia 2, vai Fabio. C'è la Pavia che ha approcciato molto bene questo match, adesso tripla di Bianconi che è per il secondo ferro ma rimbalzo offensivo di Morgillo che scarica per De Nicolao, la tripla di De Nicolao è a bersaglio, quindi 8-5 per Pavia e gap che si riduce, abbiamo visto le migliori qualità degli ospiti in questa azione, ovvero sia il rimbalzo offensivo, quindi con Morgillo. Sacchettini che realizza su assist di Venucci, dicevamo degli ospiti che non hanno una brillante percentuale da 3 punti, solo il 27%, ma in questo caso De Nicolao
ha realizzato. Adesso Bianconi si affida al numero 8 Mazzonetto, ancora Bianconi, spalla canestro contro Benedusi. Ottimo l'assist per Mazzonetto che però non realizza, allora Pavia corre in contropiede con Torgano che si affida, stava per affidarsi a Benedusi ma De Nicolao molto lesto con le sue mani e sporca il pallone che sarà comunque ancora di Pavia. Venucci ora sul blocco di Sacchettini, viene lasciato solo e allora sbaglia però la conclusione, un quasi per lui un rigore a porta vuota. Adesso Venucci proprio in marcatura su De Nicolao che tenta la seconda tripla del suo match e realizza anche questa conclusione, 10-8, quindi De Nicolao partito molto bene quest'oggi con due triple sui quattro tentativi degli ospiti. Benedusi scambia con Nasello, ora aspetta il blocco di Sacchettini, Torgano riceve contro Mazzonetto, attacca in uno contro uno, molto deciso Marco Torgano che lucra un fallo e quindi lucra due tiri liberi. Marco Torgano partito decisamente bene anche lui, dopo aver sbagliato la prima conclusione ha segnato un ottimo palleggio a questo tiro e ora avrà due tiri liberi per incrementare il suo bottino personale. Segna il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Realizza anche il secondo, 12-8 quando sono passati 5 minuti in questo primo periodo. Ora De Nicolao ad impostare una nuova azione offensiva per gli ospiti, palla che carambola nelle mani di Daniello che vuole riaffidarsi a De Nicolao, fallo di Venucci ma è un fallo comunque speso bene perché è uno di quei falli, Paolo, spesi dai giocatori quasi per foga, per difesa ovviamente con grande aggressività che piacciono molto agli allenatori. Sì, anche perché comunque il primo fallo per Mattia è comunque una sorta di linguaggio del corpo, Pavia vuol far vedere che è pronta a buttarsi sulle palle vaganti, è pronta a fare un match di grande decisione, di grande spessore agonistico. Ora Daniello va in traffico e nella tonnara arriva il fallo. Si accusano del fallo Sacchettini e Benedusi, entrambi col braccio alto. Ora il fallo viene sanzionato per il capitan Benedusi con i due tiri liberi a disposizione dell'ex giocatore di Cesena e Crema. Andrea Daniello, giocatore da 8 punti e 3 assist di media in questo campionato, va a realizzare Daniello per ricucire. Benedusi che parla con la signorina Castiglione di Palermo, va a realizzare 2-2, percorso netto per Daniello, 2 di margine per Pavia. Si entra negli ultimi 5 minuti di gioco, 12 che attacca, 10 che si difende. Nasello molto fuori, va da Benedusi, c'è il taglio di Torgano, Benedusi ha una mezza idea di attaccare dal palleggio, va a forzare una soluzione di 2 punti, però la mette in svitamento, gran canestro del capitano e tutto il quintetto pavese è andato a bersaglio. Ora spruzzata di 2-3 matchup per Pat Baldiraghi e c'è il buon intervento di Benedusi che va a recuperare, ora parte la transizione, aperto Torgano da 3 punti e va a realizzare Marco Torgano, minuto di sospensione chiamato da Padova, palla persa di Mazzonetto, buona lettura di Benedusi e Pavia in transizione finora sempre fatto molto male, anche perché ha un quintetto davvero molto dinamico, perché un lungo come Menasello è in grado davvero di partire in palleggio e di condurre la transizione in prima persona, quindi anche in questo caso c'è stata una ottima spaziatura offensiva con Torgano trovato in angolo e Marco quando ha i piedi a posto è una sorta di sentenza ed è riuscito a dare 7 punti di margine a Pavia, 17-10. Le cifre individuali dicono Torgano appunto miglior marcatore per l'Omnia a quota 7, poi 2 di Benedusi, 2 di Sacchettini, 2 di Venucci, 4 di Nasello, quindi tutto il quintetto già a bersaglio. Per quanto riguarda i patavini sono 6, 2 triple per De Nicolao, 2 per Daniello, 2 per Morgillo. Chiaro, l'abbiamo sottolineato in fase di presentazione, Fabio, l'assenza di Ferrari è un'assenza che pesa, un giocatore davvero in Serie B di esperienza enciclopedica, lo ricordiamo, tanti anni in B a Corno di Rosato, tanti anni a Udine anche come capitano nella Serie A2 di Udine, appunto risalita dopo qualche anno di purgatorio, giocatore molto esperto, giocatore che ha tecnicamente dei grandi mezzi e viene schierato al numero 4 tattico, quindi ha possibilità davvero di fare molto male quando spazia.
Sì, è un giocatore che viaggia a 15,8 punti di media con il 68% da 2 e a questo aggiunge anche 9 rimbalzi, quindi insomma un giocatore davvero, davvero importante per Padova, che adesso deve rincorrere sotto di 7 punti. È entrato anche il numero 5 Schiavon proprio per la formazione di coach Daniele Rubini. Adesso De Nicolao attacca in 1 contro 1, movimento da campetto e lucra anche lui un fallo a Benetusi. Secondo fallo di Benedusi che viene sostituito da Filippo Fazzioli, quindi prontamente cambiato la coach Pat Pallilaghi per evitare di spendere un terzo fallo che sarebbe deleterio chiaramente per Pavia. Benedusi che è partito molto bene in questa partita, lui che ha un ruolo fondamentale in fase difensiva, ma quest'oggi ha segnato anche un canestro un po' fuori dagli schemi, è quello che Baldiraghi chiede al capitano pavese. Nel frattempo 2 su 2 di De Nicolao che giunge a quota 8, miglior marcatore della partita. Fazzioli aspetta l'uscita di Venucci, marcato proprio dal miglior difensore di Padova, e fallo del numero 18 Bianconi. È proprio così, fallo in aiuto, show difensivo che non viene premiato dagli arbitri, o meglio viene premiato con un fischio a favore però di Pavia, che adesso avrà la palla per incrementare il proprio vantaggio. L'arbitro affiderà il pallone a Filippo Fazzioli, marcato proprio dal tatuatissimo Daniello. Ora Venucci per Torgano, ancora Venucci, circolazione perimetrale, Fazzioli scarica proprio per Nasello, adesso andrà in uno contro uno proprio naso con 2 secondi sul cronometro, forza la conclusione. Torgano presentissimo anche al rimbalzo offensivo, adesso si sta veramente facendo sentire. Fazzioli sul blocco di Sacchettini, scarico per Torgano, scarico a sua volta, extra pass per Sacchettini, ottima la conclusione, rimbalza ancora di Torgano, monumentale in questo inizio di partita. Venucci si affida a Nasello, spalla canestro contro Di Nicolao, fallo proprio del numero 10 di Padova, che ha tentato come al solito uno dei suoi recuperi, tentando di appunto recuperare la palla cacciandola da dietro. De Nicolao che verrà sostituito, anzi no, è Daniello che viene sostituito, entra proprio Piazza, anche lui giocatore molto solido e molto importante per Padova, che quest'oggi è entrato dalla panchina ma solitamente è nei primi 5, quindi nello starting 5. Ora Torgano che consegna a Venucci sul blocco di Sacchettini, che ritrova spalla canestro, scarico per Nasello, tripla di Ferdinando Nasello a bersaglio, 20-12, e questo è un jolly importante per Pavia. Ora Pavia ha più 8 e in difesa proprio con Venucci su De Nicolao, blocco di Morgillo che ritrova sotto canestro, sbaglia però l'appoggio, probabilmente un fallo non fischiato. Resta il fatto che comunque Morgillo non è riuscito a mettere a referto 2 punti. Nel frattempo esce Sacchettini e entra Spatti. Ora Venucci proprio contro De Nicolao, duello forse più bello di questa partita. Fazzioli che si affida a Spatti, Venucci per Nasello, spalla canestro, uno contro uno proprio di naso, giro e tiro di Nasello, mamma mia che canestro, ancora su quel piede perno, davvero di pregevole fattura questo canestro di naso che ormai ci ha abituato a questo tipo di conclusione. Ora Piazza sul blocco di Morgillo, scarico per il numero 5 Schiavon che sbaglia però la conclusione, rimbalzo dello stesso Nasello, apertura subito per Venucci, tripla in transizione sbagliata, ma Fazzioli a rimbalzo d'attacco sbaglia un rigore anche questa porta vuota, e allora Padova è già dall'altra parte, tripla proprio per la formazione di coach Rubini che non va a referto, e allora toccano con l'ennesimo rimbalzo della sua partita. Parlo adesso una partita che si sta alzando di intensità, di tono, e Pavia ha trovato ancora, tra l'altro tripla di Torgano, Pavia ha trovato tanti rimbalzi offensivi. Torgano è stato fondamentale, che è un giocatore oltre di stazza di grande dinamismo, quindi ha riciclato quei 2 palloni consecutivi, poi è arrivata la tripla di Nasello.
importante. Naso sta lavorando molto sul tiro perimetrale, che sappiamo essere sicuramente l'aspetto tecnico sul quale può maggiormente lavorare. Ora contatto De Nicolao sta facendo una partita clamorosa, anche prima ha dato un pallone meraviglioso sul quale Morgillo ha sbagliato un canestro fatto. De Nicolao sta facendo una super partita, 25-14, quindi avanti 11 Pavia, che ha trovato queste triple importanti per scappare. Torgano già a quota 10 e ancora Nasello va a attaccare Bianconi, ora va a prendersi un tiro forzato, il contropiede primario chiuso da Piazza, minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. 25-16, Pavia davvero molto sul pezzo. L'abbiamo sottolineato come si è riuscita a chiudere in difesa, a far prendere a Padova dei tiri complicati, a ripartire, a dettare i ritmi, a distendersi in transizione. È chiaro che un quintetto comunque con Torgano, con Fazioli, con Mattia Venucci, è un quintetto, e con Nasello, se Nasello si apre e mette, è un quintetto ovviamente molto pericoloso nel momento in cui si schiera in arco, in transizione. Le cifre dicono che Pavia sta tirando con 7-13 da 2 punti, 3-5 da 3. Le cifre della Virtus Padova sono invece 2-5 da 2, 2-8 da 3 punti, quindi a dimostrazione anche che Pavia, che all'andata soffrì moltissimo la fisicità interna di Morgillo, ora sta cercando di chiudere bene l'area e sta comunque sfidando al tiro perimetrale Padova. I tabellini recitano 10 di Torgano, 2 di Venucci, 9 di Nasello, 2 di Sacchettini, 2 anche per Capitan Benedusi. Quanto riguarda l'antenna di regia sono 10 di De Nicolao, 2 per Piazza, 2 per Morgillo, 2 per Daniello. Si torna sul parquet, dentro il numero 6 Visone, che andrà a spendere presumibilmente questi 46 secondi che mancano di pura pressione difensiva su Mattia Venucci. Venucci che va da Fazioli, sarà Fazioli a superare la metà campo, marcato da Piazza, la ricezione di Torgano per Spatti. Nasello, la mezza ruota con Fazioli che si muove, Spatti aperto, va sotto Nasello, 9 secondi per chiudere il possesso. Spatti che deve attaccare Morgillo, prova a tirargli in faccia da 2 punti e va a realizzare con l'ausilio del ferro. Primo canestro per il giocatore bergamasco Costa Volpino. 27-16, quindi sono sempre 11 per Pavia, 16 secondi per chiudere il quarto. La difesa dei lupi di Baldiraghi, Schiavon con palla in mano, si torna da Piazza. Piazza che va a attaccare dal palleggio Fazioli, ribalta in angolo per Visone che sfonda. È la seconda volta che la signora Castiglione invita Venucci a rialzarsi. Termina comunque il primo quarto senza danni per l'Omnia, che chiude 27-16, quindi con fatturato di assoluto lusso. Le cifre ve le abbiamo date qualche secondo fa, ovviamente al conteggio si aggiungono i 2 di Spatti, che ha trovato questa soluzione dai 5 metri, che è stata baciata dal ferro e depositata dentro la retina. Un buon primo quarto, Fabio, un primo quarto in cui Pavia ha approcciato con l'atteggiamento corretto, con l'atteggiamento di chi davvero non vuol concedere nulla e a maggior ragione vuole capitalizzare il fatto che di là ci sia un'assenza di peso come quella di Ferrari. Sì, al di là dei 27 punti segnati, che ovviamente Pavia ha tirato con delle cifre spaziali in questo primo periodo, 8-14 da 2, 3 su 5 da 3, bisognerà vedere se potrà continuare su queste cifre e su queste percentuali. Resta il fatto una Pavia che ha lottato in questo primo periodo, in particolare abbiamo sottolineato prima Marco Torgano, sì, fondamentale dall'arco con un 2 su 2, ma fondamentale anche al rimbalzo offensivo. Unico punto forse negativo, se vogliamo trovarne uno, sono magari quei 2 canestri in più che Pavia ha sbagliato, ricordiamo per esempio quello di Fazioli, che ovviamente possono pesare nell'economia della partita. Vedremo, comunque nel frattempo ritornano in campo le squadre. Baldiraghi riparte da Venucci, Fazioli, Torgano, Spatti, Sacchettini. La scelta invece di Padova è si riparte dal giovane Visone, da Capitan Schiavon, da Morgillo, da Piazza e dal numero 34 Ruben Calò, under prodotto delle giovanili di Milano e giocato da campionati senior a Bernareggio.
tutto pronto per ripartire. Continua il dialogo fra Mattia Venucci e la signora Castiglione dopo le due volte in cui il playmaker di San Miniato è finito per le terre senza che fosse stato sanzionato il fallo di sfondamento. Ora Venucci si muove in palleggio, supera lo show di Morgillo, dà una gran palla con visuale oscurata ma a occhi dovunque. Dà una gran palla a Sacchettini che va a realizzare, sono 13 di margine per Pavia, 29 a 16, primo attacco per Padova. Calò che si prende una soluzione da due punti, la sbaglia, rimbalzo lungo controllato agevolmente da Michael Sacchettini. Pavia che può ripartire con Venucci. Venucci che manda al bar il suo avversario diretto, ha un pallone a Spatti che realizza morbida la soluzione di Alessandro Spatti, è il suo classico tiro in dal mezzo angolo. 31-16, quindi si parte con un ottimo 4-0 per i padroni di casa. È andato in archivio il primo minuto, ora Schiavone una mezz'ora di spara da tre punti, rinuncia, affida Calò. Poche idee offensive, ora assenza di Nicolao per Padova, c'è Visone che si butta dentro, dà però un ottimo pallone a Morgillo che va a realizzare, torna quindi a fatturare la truppa patavina. 31-18 dice il tabellone di Via Treves, il palleggio di Fazioli pronto sul cubo dei cambi, Andrea Mazzoleni. Fazioli che va a piazzare il blocco alto, Sacchettini che riceve la virata e va a sbagliare, tiro sputato dal ferro dopo comunque buona soluzione per il lungo di Borgomanero. Piazza lavora in palleggio, va a cercare di mantenere attivo il collegamento interno con Morgillo che va a realizzare. È importante che Pavia cerchi di tagliare i rifornimenti a Morgillo che è un lungo veramente di ottima sostanza. 31-20, quindi 11 di margine per Omnia dopo questo controbreak di 4-0 firmato da Padova. Venucci per Spatti marcato da Calò. Fazioli va da Spatti, Fazioli torna per Torgano, Venucci aperto in angolo, attacca Schiavon ma scadono i 24 secondi, c'è il cambio di Baldiraghi. Va a prendere fiato Marco Torgano dopo un 11 minuti e spicci davvero al confine della perfezione con 10 punti, 1 su 2 da 2, 2 su 2 da 3 punti, 2 su 2 in lunetta e 3 rimbalzi. Dentro Andrea Mazzoleni, quindi giocatore sicuramente meno pericoloso offensivamente ma tatticamente importante per quanto può fare in difesa. Padova che sbaglia la soluzione, Venucci che in transizione ha mezza idea di attaccare, subisce il fallo, cioè lo show forte di Morgillo che va a spendere il proprio primo fallo. Rimessa in zona d'attacco per Mattia Venucci, l'uscita di Pippo Fazioli che riceve, prende il blocco di Sacchettini che va al ferro, palla va da Spatti che ha una mezza idea di attaccare, riapre in angolo per Fazioli, si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia. Morgillo che lavora forte in taglia fuori per evitare che Sacchettini tenga vivo il pallone, palla nelle mani di Daniello che prende il blocco di Morgillo, poi chiude il palleggio, torna da Calò, ancora posizione interna di Morgillo, fallo di Spatti, pronto a tornare Nicola Benedusi. Cambio per Mattia Venucci sul più 11, da un qualche minuto di riposo al suo fenomeno. 7-12 per andare all'intervallo, come sempre Pavia sulla rimessa. Rimane in individuale, pensavamo facesse il solito giro di zona. Morgillo aperto da tre punti, a tiro rispettabile, questa volta va cortissimo, rimbalzo controllato da Benedusi che avrebbe una mezza idea di far partire il contropiede, invece Pavia andrà ad attaccare in metà campo. Spatti per Benedusi, Sacchettini che va a piazzare il blocco alto, Benedusi attacca, ribalta al lato per Spatti che mette palla per terra, va al ferro, si arresta e subisce il fallo di Ruben Calò, piuttosto evidente malgrado nel momento in cui Spatti ha messo giù la palla, è calata la mannaia. Secondo fallo di squadra per la Antenore Energia. Nicola Benedusi ad occuparsi della rimessa, la ricezione di Fazioli che torna da Benedusi che spalla canestro, può andare a sfruttare il vantaggio fisico però calpesta la linea Benedusi, quindi arriva la palla persa per Omnia. In effetti c'era
ha sfidato un po' le leggi della fisica capitan Nico, perché non c'era davvero spazio sulla, per prendersi una linea di fondo. 31-20, 11 di vantaggio per Pavia, 6-38, Padova che va in attacco con Visone, il palleggio prolungato, piazza in angolo, pallone complicato che piazza controlla, marcato faccia a faccia da Fazioli, ora prende il blocco di Morgillo, il cambio difensivo, c'è il buon intercetto di Fazioli, Pavia che può ripartire, Sacchettini che riesce a governare una palla impazzita e Mazzoleni ha una buona tripla in angolo, la manda però molto corta. Momento in cui ovviamente Mazzoleni non è sicuramente al massimo della confidenza in attacco, ma ci stava, tripla che assolutamente ci stava. Calò prova ad attaccare Spatti, riapre per Morgillo, Piazza che si prende una soluzione a due punti e va a realizzare, morbida l'esecuzione di Piazza. Quarto punto per Andrea Piazza, la guardia del 1989, palleggio insistito di Fazioli. 31-22, Spatti con palla in mano, torna da Fazioli che riapre per Benedusi, tripla con spazio del capitano che va a realizzare ed è importante che Benedusi punisca questi battezzi. 34-22, quindi margine che comunque si mantiene di discreta sicurezza, palla alle mani di Calò al quale Sacchettini lascia uno spazio, Calò sbaglia da due punti, a rimbalzo solo maglie bianco-azzurre. Pavia che può tornare in attacco, avanti di 12, Mazzoleni attacca da un ottimo pallone per la bimane di Michael Sacchettini, buona iniziativa di Mazzoleni che deve prendere fiducia e confidenza in attacco, sesto per Sacchettini, 14 di margine per Pavia che sta attaccando con grande pulizia, con grande timing. 36-22, 4-55 da giocare, Piazza una mezza idea di sparare a tre punti, c'è il fallo in attacco di Morgillo, blocco irregolare fischiato al numero 9, il secondo fallo per Morgillo e sul cambio chiamato da Baldiraghi che ripropone Mattia Venucci, e doppio cambio per Padova, dentro anche Bianconi per Morgillo e De Nicolao per Visone, quindi Sarabanda, minuto di sospensione, quindi possiamo farci due chiacchiere con Fabio prima poi di passargli il commento in diretta. Pavia che continua Fabio ad attaccare con grande pulizia, riesce comunque a tenere buona intensità dietro, in attacco ci sono comunque buone spaziature, importante ecco che tutti si sentano coinvolti, abbiamo sottolineato la tripla di Benedusi visibilmente battezzato che ha punito, abbiamo sottolineato anche la buona iniziativa di Mazzoleni che è andato deciso al ferro, ha trovato uno scarico per una comoda schiacciata di Sacchettini, quindi davvero importantissimo che tutti i giocatori davvero non facciano mai mancare pericolosità in attacco. Sì, è una Pavia che ha dimostrato in questi primi due quarti, anzi in questo primo quarto e mezzo, di essere proprio una vera squadra, e abbiamo detto Benedusi, come ricordato da Paolo, battezzato, segna la tripla, Mazzoleni battezzato la prima volta, sbaglia la tripla ma poi non si perde d'animo e offre un ottimo assist per la scacciata di Sacchettini, il tutto con un Venucci da due punti, quindi insomma una Pavia che ha segnato 36 punti e è in vantaggio di 14 contro una squadra come Padova che comunque è una squadra solida. Nel frattempo ritorna De Nicolao perché gli ospiti stavano soffrendo terribilmente la sua assenza dal campo e ora si ripropone il duello De Nicolao-Venucci, vedremo se farà scintilli anche in questa seconda fazione. Ricordiamo che Padova è la miglior difesa del campionato. Ecco, ricordiamolo, sempre un dato importante, con Padova miglior difesa, 64,2 punti subiti a partita. Padova che è prima, Pavia che comunque è quarta, quindi bisogna sempre ricordare che Pavia ha un'ottima difesa. Nel frattempo fallo di Daniello, che se ne accusa subito e si sincera anche delle condizioni di Venucci, che deve aver preso una bella botta al costato. Venucci che è proprio lui che si incarica della rimessa, la palla che esce, riceve Sacchettini, riconsegna a Venucci proprio sul blocco di Sacchettini, scarico per Benedusi, in angolo Spatti, ottimo l'assist per Sacchettini, extra pass splendido di Spatti per i due punti di Sacchettini. 38-22, ora Piazza contro la zona pavese, quasi fallo in attacco, non fischiato dagli arbitri, allora De Nicolao con la palla in mano si affida a Bianconi, De Nicolao ottima l'accelerazione, fallo di Mazzoleni che ha tentato di stopparlo in aiuto difensivo,
saranno due tiri liberi e anche Mazzalenessi sincera delle condizioni dell'avversario che sembrava essere caduto molto male, in realtà si rialza, botta probabilmente alla schiena e al gomito. Resta comunque il fatto che Di Nicolao avrà due tiri liberi a sua disposizione. Di Nicolao che ha quota 10, perfetto, sia da due punti 1 su 1 che da 3 2 su 2 e anche tiri liberi 2 su 2 anche lì. Appena citiamo le percentuali, come al solito gliel'ho tirata, sì, come al solito i giocatori ci sentono in telecronaca. Sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, quindi 0 su 2 per De Nicolau. E ora Venucci a impostare una nuova azione offensiva, chiama lo schema corna. Sul blocco di Sacchettini, scarico per Mazzoleni, arriva, ottimo il taglio puntuale di Menedusi che sbaglia questa volta la conclusione, ma tiro costruito bene per Pavia. Ora piazza che supera Venucci, scarico per Bianconi, extra pass di Daniello per la tripla di Nicolau che sbaglia anche la conclusione da tre punti e fallo di Padova con il numero 34 Calò. Pavia chiedeva un fallo antisportivo che non è stato ravvisato dagli arbitri, ci poteva stare perché ha comunque fermato il contropiede pavese. Saranno due tiri liberi per Andrea Mazzoleni che potrà sbloccarsi anche lui. Sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo. Mazzoleni che comunque deve essere più convinto, deve avere fiducia perché ha comunque dei mezzi importanti e realizza infatti il secondo tiro libero. È rientrato anche Nasello, ci eravamo persi il rientrante Nasello. Nel frattempo piazza per Calò che si affida a De Nicolau, ottimo l'assist per Calò che si protegge col ferro, sbaglia però la conclusione e subito Venucci a condurre il contropiede, cost to cost di Mattia Venucci, canestro e fallo e avrà un tiro libero supplementare, 41-22, quindi forbice che si allarga e tribunetta che invoca il pubblico ad alzarsi. Davvero ottimo Venucci che ha superato di slancio Di Nicolau che tenta sempre di difendere subito già nella metà campo offensiva di Pavia, difensiva di Pavia. Nel frattempo Venucci manda a bersaglio anche il tiro libero supplementare, quinto punto per lui. Ora De Nicolau aspetta l'uscita di Daniello che gli riconsegna il pallone, ottima la difesa di Venucci, De Nicolau col passaggio dietro la schiena, ottima circolazione di palla di Padova che realizza proprio con Morgillo che arriva a quota 8. Spatti per Benedusi, blocco dello stesso Spatti, si affida a Venucci, mezza via di sparare da tre punti, spara invece Benedusi, sbaglia però la tripla e rimbalzo di Mazzoleni che però sbaglia il passaggio in uscita e palla rimarrà a Padova, ma comunque applausi per Mazzoleni che si sta comunque facendo sentire. 2 minuti e 34 ancora da giocare in questa seconda frazione e Pat Baldiraghi che chiama sul cubo dei cambi Torgano. Bianconi spalla canestro, l'assist per De Nicolau, a sua volta assist per Piazza che non diventa tale perché Piazza sbaglia da tre punti, ma extra possesso per Padova, probabilmente fallo di sfondamento non ravvisato dagli arbitri, rimbalzo comunque che viene preso da Benedusi che arriva a rimorchio in questo momento, scarico per Venucci. Venucci chiama il blocco di Nasello, 10 secondi allo scadere dei 24, Nasello riceve ancora palla per Venucci che dovrà forzare. Mamma mia che palla di Mattia Venucci per Ferdinando Nasello, che palla davvero. Piazza per Daniello sul più 20 Pavia, 44-24, quinto assist. Nel frattempo ci dice il nostro Paolo per Mattia Venucci che davvero ha fatto una cosa incredibile. Nel frattempo due punti per Bianconi. Paolo, hai 1:20 per dirci cosa ha fatto Mattia Venucci. Beh, è una cosa meravigliosa, anche perché comunque Venucci
giusto per una riflessione che abbiamo fatto a metà settimana col coach, è il giocatore che subisce più falli a partita, e considerato che una buona metà non gli vengono sanzionati a favore, potete immaginare il livello di pericolosità. Anche adesso ha fatto praticamente un primo quarto a dirigere le operazioni, senza, con grande tranquillità, a mettere in ritmo i compagni. Ora zitto zitto ci ha regalato un cost to cost a velocità supersonica con canestro e fallo, ci ha regalato questa meravigliosa, questo cioccolatino, e poi ci ha regalato questa tripla in step back, che è un po' il suo marchio di fabbrica. Quindi ripeto, un amen. Mattia Venucci in un amen è arrivato a 11 punti, scusate, a 8 punti, 6 assist, 4 falli subiti, 16 di valutazione, direi niente male. E tutto, appunto, come abbiamo sottolineato in precedenza, va filtrato alla cartina di stornasole di una squadra che comunque è la miglior difesa. Ora è vero, manca Ferrari, ma improvvisamente non può crollare tutta la il castello di carta di Padova, quindi è chiaro che Pavia sta comunque avendo molti meriti. Ora ancora una volta intervento calcistico, coach Rubini che dice che è Venucci a saltare addosso ai difensori. È tutto il campionato che vediamo, ovviamente show discretamente selvaggi dei lunghi che vanno in raddoppio, Mattia che prende un sacco di botte onestamente, quindi ci vuole veramente molto coraggio a lamentarsi. Comunque il mondo è bello perché è vario. 20 di vantaggio per Pavia, 48-28, 30 secondi, Mattia Venucci che va a quota 10. Cubo dei cambi va Nicolas Dessì, ovazione per Mattia Venucci. Partita ovviamente di grandissima sostanza, 10 punti e 19 di valutazione. Ultimi 30 secondi, Pavia che prova ad allungare la pressione della difesa, colloquio fra il coach ospite e la signora Castiglione, che probabilmente ha promesso tecnico all'allenatore Patavino. Pazzolini che va aggressivo su piazza, la ricezione di De Nicolao, D'Agnello fuori dai blocchi, difeso molto bene da Dessì, De Nicolao costretto a forzare da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Alessandro Spatti, 11 secondi per chiudere per l'ultimo possesso pavese, palla nelle mani di Fazzioli che va a attaccare, scarica per Nasello, palla per terra, De Nicolao gliela tocca, ma Nasello fa una gran cosa, cambio di mano e sottomano reverse per mettere il punto esclamativo al 51-28, score di lusso assoluto con cui Pavia va a cristallizzare tutta la propria superiorità tecnica maturata in questi due quarti. Prima di chiudere il collegamento, andiamo a ribadire il parziale a metà gara. Per Pavia sono un punto di Mazzoleni, 4 di Spatti, 13 di Nasello, 8 di Sacchettini, 10 di Venucci, 10 di Torgano, 5 di Benedusi. Per la Antenore Energia a Padova sono 10 di Nicolao, 4 di Piazza, 8 di Morgillo, 2 di D'Agnello, 4 di Bianconi. Dal Paralavizza è tutto, ci stropicciamo ancora un po' gli occhi e ci risentiamo dopo l'intervallo. Di nuovo in collegamento con il Paralavizza, intervallo sul clamoroso 51-28 interno, con cifre davvero al confine della perfezione per l'Omnia, che tira 61% da due punti e 50% da tre. Padova è inchiodata al 31% dal campo e al 17% da tre punti, quindi è chiaro che poi sarà dura mantenere questo tipo di medie, però sono state ovviamente queste clamorose percentuali importantissime per scavare il solco. È comunque piaciuto in generale l'approccio mentale di Pavia, la cattiveria difensiva e anche, dobbiamo dire, il ritmo che Pavia è riuscito ad avere in attacco, ottime spaziature, tutti molto coinvolti, tutti assolutamente pericolosi. Tutto pronto, squadre che riguadagnano il campo, Omnia che va con Venucci, Benedusi, Torgano, Sacchettini e Nasello, quindi esattamente lo starting five d'inizio gara.
Padova va con De Nicolao, Morgillo, D'Agnello, Bianconi e Piazza, quindi quintetto più canonico al quale manca solamente Ferrari, non è assenza da poco ovviamente. Palleggio di Piazza, l'uscita di De Nicolao, al quale Benucci lascia comunque margine. De Nicolao va dentro, lavora in palleggio, cambia mano, sbaglia la soluzione Mancina, ricicla Morgillo, a rimbalzo offensivo prende il fallo. Tutti i liberi a disposizione di Ivan Morgillo e il secondo fallo di Michael Sacchettini. Morgillo oggi a quota 8, già 8 rimbalzi per lui. Va a realizzare il nono punto, quindi possibilità di affiancare De Nicolao in doppia cifra. De Nicolao per il momento unico patavino a quota 10. Sbaglia ovviamente anche in questo caso. L'abbiamo chiamata ed è arrivata puntualissima la gufata. Ora vediamo la chiamata difensiva della Antenna Energia. Zona fronte pari, sembra una 2-3, poi vediamo se si adegua. Benucci dal palleggio, va per Benedusi che cambia lato per Torgano, Torgano dal palleggio, una soluzione di due punti corta, rimbalzo però controllato, Nanasello sempre molto presente in questo tipo di situazioni. Ora sarà importante per Pavia prendere ritmo se la scelta della zona sarà continuativa. Nanasello che sullo scadere arma la mano di Torgano che sbaglia da tre punti, rimbalzo controllato da Piazza, Padova che può ripartire, fida palla a Bianconi che va a attaccare il ferro, scarica per Di Nicolao in traffico che sbaglia, una soluzione ad onore del vero complicata e Benucci, facile la smazzata per la Nanasello che aveva imboccato la terza corsia ed è andato a trovare un lay-up di... Ora Benedusi molto aggressivo su Piazza, comunque mangia diversi secondi al possesso offensivo patavino, buona la prestazione del capitano. Piazza che chiude il palleggio, Torgano intercetta e recupera, gran giocata difensiva di Toghi che va al lay-up e va a realizzare, subisce il fallo anche di Piazza. Questa è l'Omnia che vogliamo vedere, l'Omnia che è avanti 53-29, va due volte aggressiva a cacciare il pallone, va vicina con Benedusi e poi perfeziona il recupero palla con Torgano che va al contropiede solitario, va a mettere il 12° punto. Perfeziona poi il gioco da 2+1, quindi sono 13 per Toghi, 56-29, con questa super giocata difensiva dei due esterni di Baldiraghi. Ora De Nicolao sfidato al tiro a tre punti, va a realizzare. Padova che va ancora con lo schieramento a zona, post alto per Nanasello che va da Benedusi, va a piazzare poi il blocco per il capitano. Sacchettini si fa vedere, 5 secondi, Sacchettini che va a attaccare, c'è le mani rapide di De Nicolao che perfezionano lo scippo. Ora Nanasello che si perde un giro, la stoppata di Torgano sul tentativo di schiacciata di Morgillo che da dietro è stato cancellato da questa veloce dell'ala di Segrate. Gran giocata di Toghi, Padova che rimane in attacco, De Nicolao sotto per l'alley-oop per Morgillo che va a chiuderlo, si è distratto Sacchettini, si è perso il taglio lungo la linea di fondo di Morgillo che va a realizzare, quindi doppia cifra anche per Morgillo. Ora Nanasello attacca, va da Sacchettini che probabilmente subisce il contatto falloso, non viene sanzionato, Padova che recupera, Bianconi in ritmo, si prende una tripla, la sbaglia, Sacchettini che controlla il rimbalzo, 56-34, 3 minuti giocati in questo terzo periodo. Venucci che slalomeggia, accoppiato difensivamente a Morgillo che gli tocca il pallone. Minuto chiamato da Baldiraghi. ...56-34... 3 minuti esatti in questo incipit di gara. Fabio, abbiamo visto già un paio di belle giocate, perché al di là di quello che è l'ottimo responso che il tabellone ci fornisce, anche tante giocate di qualità. Abbiamo visto
come al solito la grande smazzata di Benedusi in contropiede per Nasello. Abbiamo visto anche Torgano che è salito in cielo per cancellare l'appoggio di Morgillo. Sì, chiudere sopra come aveva fatto Pavia 51-28 era è stato sicuramente positivo. Il punto era appunto ricominciare a giocare nello stesso modo in cui aveva chiuso i primi due periodi. Pavia l'ha fatto anche grazie ai primi cinque, soprattutto grazie a un Marco Torgano che in questa terza frazione si è confermato quello che per adesso, Venucci a parte come al solito, è l'MVP della serata. Torgano che ha quota 13, Venucci 10, Nasello 15 e soprattutto un Nasello 15, sottolineiamolo, 40 volte, quindi insomma con un Sacchettini da 8 e un Benedusi da 5 tutti hanno dato il loro contributo. Abbiamo visto prima anche un Venucci sfidare al tiro De Nicolau, che chiaramente non è un super tiratore, ma questa sera ha fatto registrare 3 triple sui 5 tentativi. È comunque il piano partita di Baldiraghi. Adesso Morgillo per Bianconi, circolazione di palla che premia Piazza, che però sbaglia. Mamma mia, Benedusi con una difesa clamorosa si getta sul parquet come un leone. Fallo di Bianconi, il pubblico vorrebbe l'antisportivo. Bianconi si sincera delle condizioni di Benedusi. Palla comunque che rimane a Pavia sul 56-34. Sarà proprio Benedusi a rimettere il pallone in campo. Arbitri che hanno un colloquio al tavolo. Gioco che quindi non può ancora riprendere. Benedusi ha preso una bella botta, si è comunque gettato sul parquet come ricordavamo. A testimonianza comunque dell'atteggiamento, dicevamo, Benedusi si è gettato, letteralmente lanciato sul parquet per recuperare un pallone allo schedere di 24, quindi Padova poteva morire col pallone in mano, ma Benedusi ha preferito lanciarsi e ovviamente c'è stato il recupero e in più anche il fallo. Benedusi applaudito dal pubblico di Pavia. Nel mentre diamo una statistica, Paolo, visto che ci piacciono. De Nicolau tira col 50%, 54% ai tiri liberi, 22 su 41, è una statistica abbastanza particolare per una Padova che abbiamo ricordato essere la terza migliore squadra per assist, quindi 16,2, una squadra che quindi si condivide molto il pallone. Nel frattempo si ritorna a giocare con Venucci che si affida a Benedusi. Ottimo l'assist per Ferdinando Nasello, quindi ottimo il rientro in campo di Pavia. Ora Piazza per Daniello, scarico per Morgillo che vuole affidarsi ancora a Piazza. Blocco di Bianconi, anzi un velo di Bianconi. Venucci quasi vicino al recupero, ottimo Sacchettini. La palla carambola nelle mani di Morgillo che segna 2 punti, 13° punto. Ancora Morgillo come all'andata sta facendo male alla difesa di Pavia, anche se molto probabilmente è il piano partita di Pat Baldiraghi. Scarico maldestro di Benedusi che pensava di trovare Torgano un po' più sopra rispetto alla posizione in cui si trovava il numero 25 in maglia pavese. Resta il fatto che è una palla persa per Pavia e allora Padova ha la palla per rifarsi sotto. Ora Bianconi, tripla di De Nicolau, ancora bersaglio di De Nicolau. Che partita che sta facendo il fratello di Andrea, 16 punti per lui con 4 su 6 da 3 punti. Ha raccolto la sfida al tiro e ha segnato ancora una volta. Questa volta tiro marcato meglio da parte di Venucci. Ora ancora Venucci che doveva forzare da 3 punti. Tripla di Venucci, sbaglia però la conclusione da oltre l'arco e allora Padova si distende in contropiede. De Nicolau attacca subito, scarico per Bianconi da 3 punti. Ottimo lo scarico ma sbaglia Bianconi. Piazza scarico a sua volta per Daniello, tripla di Daniello, 2 conclusioni da 3 punti
6-0 di parziale per gli ospiti. Attenzione, perché Padova è comunque una squadra in grado di poter rientrare in questa partita. Nel frattempo Valdiraghi chiama sul cubo dei cambi spatti, Benucci sul blocco di Sacchettini, si affida a Benedusi, attacca in uno contro uno, palla quasi persa da Benedusi, scarico per Benucci che dovrà forzare ancora, anzi forza Nasello, tripla che non va a bersaglio. Segnalazione credo corretta, perché Nasello aveva ancora il pallone tra le mani al momento della conclusione. Circolazione di palla buona per Pavia, che comunque ha subito un 6-0 di parziale, e dicevamo l'atteggiamento c'è, ma Pavia deve continuare a trovare ottime soluzioni in attacco per evitare di far rientrare una squadra che comunque a pallacanestro ci sa giocare. Sì, indubbiamente abbiamo visto due possessi in cui Padova comunque ha fatto delle gran cose in attacco. Ora è fondamentale, però c'è il fallo deciso di Sacchettini dopo che Morgillo aveva preso posizione, duello davvero senza esclusione di colpi nel pitturato pavese. Ora Pavia non ha nessun interesse a farsi trascinare nella corrida, chiaramente, però deve essere brava a mantenere Padova a distanza di sicurezza. Morgillo in netta va a realizzare, 14 per Morgillo. 15° punto per Ivan Morgillo, 58-44, quindi ha rosicchiato qualcosa Padova, che rimane stabilmente schierata in zona 2-3. Torgano con palla in mano, prende il blocco di Sacchettini, si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia. Padova che può ripartire, De Nicolao che attacca il ferro. C'è il fallo di Sacchettini per il lungo di Borgomanero, è il quarto fallo. Pronto sul cubo dei cambi Filippo Fazioli, fuori anche Benedusi, doppio cambio, torna anche Ferdinando Nasello. Padova, scusate, chiaramente sta cercando di accelerare le cadenze, ovviamente di trovare punti rapidi. De Nicolao sta facendo comunque, sta disputando una gran partita, niente da dire. Va a realizzare De Nicolao e Padova continua piano piano a cercare di ridurre la forbice. Va a realizzare anche il secondo e ora sono 12 di margine per Pavia. Benucci per Fazioli, si fa sentire la tribunetta. Nasello servito da Torgano, Torgano aperto, prova il collegamento, l'innesco interno per Nasello che fa una gran cosa sul perno, scarica ancora per Torgano, ancora la finta, l'extra pass per Spatti, 4 secondi, tripla aperta di Benucci, importante, sbaglia e fallo fischiato a Torgano su Bianconi che era a rimbalzo. Valdiraghi che chiama la zona fronte pari, 58-46, Pavia che non segna da qualche minuto, 3-35, il parziale di questo quarto è favorevole agli ospiti. Ora le penetrazioni di Nicolao che sono sicuramente una chiave importante, 7-20 il parziale attualmente per Padova, 58-48 con De Nicolao che ha armato la mano di Morgillo, lungo che ha possibilità davvero di colpire dalla media. Spatti va da Venucci, sotto per Torgano, ribalta per Nasello che potrebbe attaccare, piazza invece il blocco, ora buono l'innesco di Spatti, Nasello che però sbaglia, Pavia che ha calato le percentuali su soluzioni che comunque rimangono buone, ora deve tenere in difesa Pavia. Daniele riceve per De Nicolao che attacca Torgano, chiude il palleggio, torna fuori da piazza, potrebbe starci infrazione di passi non fischiata, piazza che spara tre punti sbagliando. Pavia deve comunque rimanere serena e soprattutto rimanere sul pezzo in difesa, adesso in attacco si tornerà a fatturare, ma deve comunque cercare di subire poco in difesa. Spatti attacca Morgillo, gran finta e va a realizzare Spatti un gran canestro, lavorando molto molto bene sul perno. Sesto punto per Alessandro Spatti e Pavia chiude qui questo brutto parziale, 60-48, tornano 12 di margine per i lupi di Pat Baldiraghi. Ora innesco per Morgillo,
Fallo fischiato da Alessandro Spatti. Però Padova sta giocando pesantemente, palla dentro. Secondo fallo per Spatti. Morgillo la possibilità ancora di accorciare a cronometro fermo. Pavia in bonus. Padova con due falli fischiati. Chiaro, la scelta di schierarsi a zona da questo punto di vista ha pagato buoni dividendi. Morgillo che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo, realizza la seconda. 11 di margine per l'Omnia, 60 perché attacca, 49 perché si difende. Due giri di orologio in questo momento per andare alla boa di tre quarti gara. C'è l'ottimo innesco di Spatti che manda al bersaglio grosso Nasello. 62-49. Pavia che con queste due situazioni ad alta percentuale è tornata a fatturare in attacco. Piazza che finta, ancora si va da Morgillo. Facile il canestro concesso in questo caso a lungo ex Caserta. 20 per Ivan Morgillo, Spatti per Venucci. Cambia il lato, va da Torgano che ha una mezza idea di attaccare, torna da Spatti. Spatti controlla, va da Nasello. 9 secondi per chiudere il possesso, si va da Spatti che ha vantaggio fisico e c'è il fallo di Piazza sul movimento spallacanestro del lungo dei Costa Volpino. Terzo fallo di squadra per Padova, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. 1.25 per andare ai tre quarti gara. Fazioli con palla in mano, l'end-off con Venucci che va da Torgano che attacca deciso, c'è il fallo evidente di Morgillo. Quarto fallo direi per Morgillo. Pronto Ruben Calò sul cubo dei cambi che va a rilevare Morgillo. Cambio anche per Pavia. Fuori Torgano, torna Capitan Benedusi. Quintetto forzatamente ribassato per l'antenna dell'energia. Ora vediamo se Pavia andrà ancora una volta a cercare di attivare i collegamenti con il pitturato. Venucci sprinta, affida a Fazioli che parte all'attacco. Va da Venucci che si prende una soluzione da due punti ed la realizza dai 5 metri. 12 per Mattia, 64-51, ultimo minuto di gioco che parte in questo momento. Padova in attacco con Calò che va da De Nicolao che si prende una tripla, questa volta contrastata da Fazioli, la sbaglia e c'è, tiene vivo a rimbalzo d'attacco Ruben Calò che sfrutta il predominio dal punto di vista dei centimetri rispetto a Benedusi, quindi in attacco Bianconi aperto, riceve però Ruben Calò, va a consegnare a De Nicolao sul quale difende Filippo Fazioli. De Nicolao andrà ad attaccare, perde la maniglia, l'uscita forte di Nasello. Bianconi aperto da tre punti in angolo, sbaglia ma poi va a prendersi il rimbalzo in attacco, va a prendersi una soluzione da due punti, la sbaglia, viene fischiato un fallo a Ruben Calò che avrebbe spinto a rimbalzo. Quarto anche per Ruben Calò. Tiri liberi a disposizione di Pavia, visto che anche Padova ha esaurito il bonus. 32 secondi per cercare di allargare nuovamente la forbice. Va a realizzare con l'ausilio del ferro Alessandro Spatti. 14esimo punto fatturato dall'Omnia in questo terzo periodo, parziale che dice 14-23. 15-23 in questo momento. 66-51, quindi 15 di margine per Pavia, 29 secondi per il possesso patavino. Piazza lavora in palleggio, va da Bianconi per De Nicolao che attende l'uscita di Piazza, su di lui lavora Venucci. De Nicolao si apre in angolo, prova ad attivare Bianconi, c'è il tocco di Nasello, anzi niente tocco, niente tocco di Nasello, quindi la tocco di Nasello, quindi rimessa, ci siamo decisi finalmente, quindi rimessa in zona d'attacco per Padova sul tentativo di assist di De Nicolao per Bianconi. 8 secondi per chiudere il possesso, 16 per andare alla termine. La ricezione di Piazza per Bianconi, aperto da tre punti, la finta di tiro
va sotto da Calò, che il tocco di Spatti, altra rimessa, ma i secondi per chiudere il possesso sono solo 3 questa volta, i 10 invece sono i secondi che mancano per andare a bruciare questo terzo quarto. Bianconi costretto a forzare a 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Mattia Venucci. E ora con 5 secondi e 84 centesimi Pavia andrà a cercare l'ultimo tiro. Fazioli attacca deciso, va a buttare in aria una preghiera, si chiude qui 66 a 51. Padova che ha fatto la formichina sotto oltre 20 lunghezze, è arrivata fino a meno 10 se la memoria non ci inganna. Pavia però nel momento importante ha trovato un paio di buone chiusure difensive e soprattutto ha trovato il gioco interno nel momento in cui fatalmente le percentuali in arco sono calate, ha trovato comunque il gioco interno, ha trovato la sostanza di Nasello, ha trovato anche un paio di ottime giocate di Alessandro Spatti ed è riuscita comunque a ritornare ad un buon margine di discreta sicurezza. Sì, Spatti ha fatto un ottimo canestro e nel momento più difficile, appunto come ricordavi tu, sul meno 10 per gli ospiti, e poi ha dato una grande palla per il canestro di Nasello a una Pavia che comunque rimane avanti 66-51, ma non deve sicuramente adagiarsi sugli allori come fatto in parte in questa terza frazione. Ricordavamo prima il parziale di 20-7 con cui si è aperto il terzo periodo, adesso parziale che dice 23-15, quindi Pavia si è rimessa, come diceva Paolo, in carreggiata. Una Pavia che ha comunque continuato a difendere molto bene, nonostante appunto i canestri degli ospiti e i 23 punti subiti, ma sono stati anche canestri alcune volte dalla lunga distanza, alcune volte non dico inventati, ma comunque giocati molto bene da Padova. E soprattutto abbiamo visto con Morgillo, arrivato a quota 20, nel momento in cui è uscito, che ha speso il suo quarto fallo, Padova non ha trovato la stessa presenza sotto canestro e non è riuscita a continuare con su quel parziale di inizio terzo periodo. Ritorna in campo Pavia con gli stessi che hanno finito la terza frazione, quindi Venucci, Fazioli, Benedusi e la coppia Nasello Spatti a difendere i tabelloni. Ricordiamo Sacchettini a 4 falli. Dall'altra parte stesso quintetto anche per Padova, con Piazza di Nicolao, Daniello, Calò e Bianconi. Non c'è appunto ancora Morgillo che, come ricordavamo in precedenza, è a quota 4 falli. 4 falli anche per Calò, numero 34. Palla per Pavia, ricominciano le operazioni. Nasello per Benedusi, subito una tripla del capitano, fuori misura e soprattutto con 0 copertura a rimbalzo. Ora piazza ad impostare, aspetta l'uscita di Calò. De Nicolao sul blocco di Bianconi, ottima difesa di Nasello. De Nicolao da 3 punti, sbaglia però la tripla. Bianconi prova a salvare, la palla comunque carambola nelle mani di Spatti. Benedusi può condurre il contropiede, entra comunque bene Padova. Venucci attacca in 1 contro 1 contro Bianconi, è un mismatch che c'è anche sotto canestro, ma ottima difesa di Andrea De Nicolao, che è il primo in fatto di palle rubate in campionato con 2-6 a partita. Sbaglia però piazza l'arresto e tiro, allora Pavia può impostare una nuova azione offensiva con un po' di calma. Sicuramente le operazioni di Pavia devono diminuire di velocità, Pavia dovrà giocare con il cronometro. Scarico per Spatti, tiro dalla media, il suo, ha referto con altri 2 punti. Spatti giunge a quota 10. Adesso sta salendo di colpi anche Alessandro Spatti, come abbiamo ricordato in precedenza. Benedusi forte in difesa su Daniello. De Nicolao scarico per Bianconi, tripla dello stesso Bianconi, sbaglia però la conclusione. Fazioli per Spatti, che si affida a Venucci, finto il tiro, palleggio, arresto e tiro, sbaglia però la conclusione, strano per Mattia Venucci. De Nicolao subito in contropiedi, Padova prova a accelerare le operazioni, anticipo davvero da manuale di Nasello, che recupera un pallone a dir poco fondamentale. Nuovi 24 secondi per Pavia,
Ci sono 13 ora con Venucci sul blocco di Nasello. Lo ritrova sotto canestro, proprio contro piazza, scarico per Spatti, che finta il tiro, scarico a sua volta. Mamma mia che circolazione di palla di Pavia, Fazzari da 3 punti, con la bomba, 71-51, e Forbice che ritorna sul più 20. Davvero un'ottima circolazione di palla di Pavia, adesso anche la qualità offensiva, come, che è stata buona, anzi ottima, per tutta la partita. Pavia è ritornata ad attaccare bene, adesso sta difendendo ancora di più. D'altronde poi quando segni, lo sappiamo molto bene, difendi con un altro spirito. Nel frattempo Calò sbaglia 2 o 3 appoggi e poi stoppata di Spatti. Sì, quante volte in allenamento sentiamo Pat Baldiraghi, penetrazione, extra pass, l'abbiamo visto. Pavia ha fatto muovere la zona, non si è accontentata di 2 passaggi e di un tiro, e questi sono i risultati. Alla fine è riuscita a trovare, ora in faccia Benedusi spara una tripla, sbaglia. 71-51, tornano 20 di margine per Pavia. De Nicolao attacca il ferro, dà un buon pallone a Bianconi che va a realizzare appoggiandosi al cristallo. 4 uomini in doppia cifra per i lupi di Pat Baldiraghi, e primi 3 punti per Filippo Fazzioli. Ora fallo di manata di D'Agnello in faccia a Benedusi, fallo fischiato all'ex giocatore di Cesena, secondo fallo. Fuori Nasello, ovazione per lui. Nasello partita da 19 punti, 4 rimbalzi, 20 di valutazione. Ennesima partita di grandi sostanza per Ferdinando Nasello. Spatti sotto per Sacchettini, ora c'è un evidente vantaggio fisico. C'è il fallo fischiato da De Nicolao, che prima ha fatto una difesa veramente da manuale, hai sottolineata tu, quando da dietro è andato a recuperare palla a Spatti. E Nicolao, che senza Ferrari davvero si è letteralmente preso i compagni sulle spalle, perché Morgillo, diciamo, si è acceso a tratti, ma De Nicolao è stato davvero un polo offensivo, e anche dal punto di vista della personalità e della modalità con cui ha guidato i compagni, davvero sempre affidabile per coach Rubini. Benedusi con palla in mano va per Fazzioli. Fazzioli che si muove in palleggio, Benucci costretto a forzare da 3 punti e va a realizzare. Magata di Mattia, che senza ritmo ha sparato il 15° punto. 7-4, 5-3. Padova in attacco con D'Agnello marcato da Spatti. Morgillo che è tornato sul parquet, l'end-off con De Nicolao, la rollata al ferro. Si va in angolo da D'Agnello, che il cui tiro viene sporcato dalla buona uscita di Alessandro Spatti. 5-46 al termine, slalom di Venucci, fallo di De Nicolao. Mezzo sgambetto, De Nicolao fa finta di nulla. Minuto di sospensione chiamato dalla panca patavina. 7-4, 5-3, quindi Pavia che è tornata a premere sull'acceleratore. Come giustamente Fabio ha sottolineato in precedenza, è tornata anche molta qualità nelle scelte offensive, nella selezione dei tiri, e sono tornate ad alzarsi fisiologicamente anche le percentuali. Il parziale dice 8-2 in questi primi 4 minuti e mezzo di quarto periodo. Pavia che ha già superato quello che è il suo fatturato abituale. Pavia è ancorata ai circa 70 punti di media, è già a quota 74, quindi ha la possibilità sicuramente di migliorare quelle che sono le medie offensive, e sta comunque tenendo Padova a quota 53, quindi ancora una volta la difesa di Baldiraghi ha davvero inciso. Diamo un'occhiata ai punteggi individuali per l'Omnia: sono 8 di Sacchettini, 3 di Fazzioli, 5 di Benedusi, 15 di Venucci, 10 di Spatti, 13 di Torgano, 19 di Nasello, 1 di Mazzoleni. Per Padova sono 18 di Nicolao, 4 di Piazza, 5 di D'Agnello, 20 di Morgillo, 6 di Bianconi, quindi fatturato offensivo meno distribuito per quanto riguarda gli ospiti. Torna sul parquet Marco Torgano, va da Benedusi che prende il blocco di Spatti, va per Sacchettini che può attaccare sulle tacche, il giro e tiro di Michael sbagliato, rimbalzo controllato da Morgillo. Padova che può ripartire,
5:27 per andare ai titoli di coda. Palleggio prolungato di piazza, l'uscita di Nicolao, marcato da Nicolò Benedusi che sta con lui, e arriva la palla persa. È bastato lo sguardo del ministro della difesa perché si materializzasse una palla persa, Nicolao non è riuscito a controllare. Pavia che può ripartire per allungare nuovamente. Spatti per Fazioli, ha preso il posto di Mattia Venucci, il consegnato tra Spatti e Fazioli. Spatti che può ribaltare il lato per Benedusi, oscurato da Calò. Benedusi si muove in palleggio, riapre per Fazioli, tripla del playmestrino che va a realizzare, seconda tripla, 6 punti per Pippo Fazioli, 77-53. Pippo Fazioli che nel match di andata fu comunque uno degli artefici del rientro pavese dopo un corposo vantaggio che Padova prese in avvio di match. Palla contesa, freccia del possesso che premia la Antenone Energia, che quindi rimane in attacco. Rientra sul parquet Capitan Schiavon. Vediamo il cambio chiamato da Rubini. Esce Piazza, quest'oggi non è riuscito a dare l'abituale impatto offensivo. ...4:39 per chiudere le operazioni. Daniele occuparsi della rimessa dal fondo, e arriva l'intercetto di Torgano. Abbiamo visto che c'era della confusione sul volto di Daniele, infatti i compagni sono mossi davvero poco. È arrivata la palla persa, palla persa numero 10 per Padova, 77-53. Quindi Benedusi che si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia, rimbalzo controllato da De Nicolao, ma Padova sembra aver abbastanza esaurito il sacro fuoco del rientro. Ora palla di De Nicolao non perfetta, e arriva l'undicesima palla persa, terza in fila per Padova, quindi a dimostrare che forse i ragazzi di coach Rubini non ci credono nemmeno più. Pronto Mazzoleni a tornare sul parquet, pare le mani di Marco Torgano per Benedusi. Palla per Spatti, cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Benedusi, applausi per il capitano, torna Mazzoleni. Rimessa in zona d'attacco. Time out chiamato da Padova, che evidentemente non vuole lasciare nulla di intentato. Ovviamente poi sarà molto importante, è molto importante questo scarto ampio, perché Pavia alla Chione Arena di Padova perse di 5, quindi sarebbe fondamentale comunque ribaltare. Ora nel girone di ritorno, in un campionato che vive di scarti ridotti, è sempre molto importante anche nei finali di partita. Probabilmente non sarà il caso odierno, visto che il margine di Omnia è assolutamente a prova di bomba, però sarà importante davvero giocare sempre nell'ottica del doppio confronto. Importante oggi, sarà importantissimo domenica, quando qui arriverà Lecco, con cui all'andata arrivò una sconfitta di stretta misura, quindi sarà importante proprio perché Lecco comunque ha, se dovessimo riuscire a portare a casa il referto rosa, è appaiata a noi, quindi ci contendiamo il quinto e sesto posto. Attualmente siamo sesti in virtù dello scontro diretto perso, però domenica ci sarebbe la possibilità ovviamente di ribaltare con una vittoria. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, Mazzoleni a occuparsene per Pippo Fazioli, che va da Torgano, torna da Spatti, mezza ruota per Mazzoleni, Spatti può attaccare Schiavon, affida Sacchettini, si muove in palleggio, prende un tiro da due punti, lo sbaglia. Serata di non eccessa ispirazione offensiva per Michael, che comunque si è fatto valere combattendo nel pittorato. Torgano prova ad andare aggressivo su Schiavon, palla alle mani di Daniello. Morgillo molto lontano da canestro, va a piazzare il blocco ma non fa in tempo, perché Schiavon si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia. Cronometro che corre, e ovviamente questa è una ottima notizia per l'Omnia. Torgano fuori dai blocchi, non viene premiato da Fazioli, riceve ora. Va da Spatti che si prende una soluzione da due punti e va a realizzarla. 12 per Spatti. Spatti che
è andato in progressione in questo match, entrando in partita nel momento più difficile, nel momento più caldo per l'Omnia e dando comunque un contributo di assoluta sostanza. Ora la ricezione di Calò a centro area, su lui c'è il fallo speso da Alessandro Spatti, terzo fallo per Spatti, rientra Bianconi, fuori Calò che ha preso un colpo fortuito al viso. Ultimi tre giri di orologio, De Nicolao fuori per Schiavò, marcato da Torgano. Bianconi che attende il ricciolo di Calò, di Daniello, che si butta dentro, poi chiude il palleggio, torna fuori da Schiavon. Bianconi che attacca Spatti, sbaglia, ma Morgillo è molto bravo ad andare a rimbalzo dinamico e a realizzare il 22esimo punto. 79-55, il tocco di Fazioli. 79-55, ultimi 2 minuti e 25 di gioco. Fazioli che lavora in palleggio, va da Spatti per Mazzoleni, 6 secondi per chiudere il possesso. Sacchettini si prende un giro e tiro e va a realizzare. Doppia cifra anche per Michael Sacchettini, 10 punti per lui, quindi sono 5 i pavesi in doppia cifra. 81-55, De Nicolao si prende una soluzione in traffico, la sbaglia ma è bravo ad andare a rimbalzo d'attacco. Bianconi poi sbaglia un rigore a porta vuota. Padova ormai è da qualche minuto, Fabio, ampiamente sotto la doccia. Fazioli col palleggio prolungato, fallo di De Nicolao che spinge anche Pavia, ma ovviamente diciamo che ce lo possiamo permettere. Dicevo, anche noi telecronisti. Mazzoleni lavora in palleggio, 1.36. Sacchettini marcato con evidente vantaggio fisico da Daniello, sbaglia però Michael, c'è possibilità di contropiede. Morgillo con palla in mano, va da De Nicolao che punta, attacca. La difesa di Mazzoleni però non viene premiata dagli arbitri, c'è il fallo fischiato all'ex capitano di Desio. Ultimo minuto e 18 secondi da bruciare per andare a chiudere e ad archiviare questo referto rosa. Due vittorie e una sconfitta nel girone di ritorno per l'Omnia Pavia, che ha timbrato entrambi i cartellini in casa contro Vicenza e contro Padova oggi. Morgillo aperto da tre punti, mostra che la mano è assolutamente educata, va a realizzare Morgillo che mette 25 dopo il ventello facile dell'andata. Torgano controlla un pallone complicato, ultimo minuto. Fazioli chiude il palleggio, va da Sacchettini, si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Innervosito Sacchettini da un paio di colpetti incassati, ma ormai l'happy end è assolutamente scritto. De Nicolao prende una soluzione da due, la sbaglia, rimbalzo controllato dai pavesi. 34 secondi che arriverà comunque una vittoria assolutamente dolce, prestazione di grande spessore per i lupi di Baldiraghi che silenziano Padova. Torgano che va a realizzare da due punti, 15 anche per Toghi. Ultimi 20 secondi, 83-58, Fabio se non erro è record anche di fatturato, perché De Nicolao chiude così, strette di mano fra le rispettive panchine, pubblico pavese che saluta, stand innovation, Pavia che timbra referto rosa in questo big match, quindi sicuramente approccia nel migliore dei modi la settimana con l'impegno infrasettimanale sul campo di Soresina e poi si bisserà il match casalingo tornando qui contro Lecco. Finale 83-58, riepiloghiamo quelli che sono i fatturati individuali. Per Pavia sono 10 di Sacchettini, 6 di Fazioli, 1 di Mazzoleni, 13 di Torgano, 12 di Spatti, 15 di Venucci, 19 di Nasello, 5 di Benedusi. Per l'Antenore Energia sono 18 di De Nicolao, 6 di Bianconi, 5 di Daniello, 25 di Morgillo, 4 di Piazza.
La buona serata agli amici del basket, da Paolo Rappoccio e da Fabio Sacchi. Arrivederci, a domenica prossima. Di nuovo in collegamento con il Paravizza, intervallo sul clamoroso 51-28 interno, con cifre davvero al confine della perfezione per l'Omnia, che tira 61% da due punti e 50% da tre. Padova è inchiodata al 31% dal campo e al 17% da tre punti, quindi è chiaro che poi sarà dura mantenere questo tipo di medie, però sono state ovviamente queste clamorose percentuali importantissime per scavare il solco. È comunque piaciuto in generale l'approccio mentale di Pavia, la cattiveria difensiva e anche, dobbiamo dire, il ritmo che Pavia è riuscito ad avere in attacco, ottime spaziature, tutti molto coinvolti, tutti assolutamente pericolosi. Tutto pronto, squadre che riguadagnano il campo. Omnia che va con Venucci, Benedusi, Torgano, Sacchettini e Nasello, quindi esattamente lo starting five d'inizio gara. Padova va con De Nicolao, Morgillo, Daniello, Bianconi e Piazza, quindi quintetto più canonico, al quale manca solamente Ferrari, non è assenza da poco ovviamente. Palleggio di Piazza, l'uscita di De Nicolao, al quale Venucci lascia comunque margine. De Nicolao va dentro, lavora in palleggio, cambia mano, sbaglia la soluzione mancina, ricicla Morgillo, a rimbalzo offensivo prende il fallo. Tutti i liberi a disposizione di Ivan Morgillo e il secondo fallo di Michael Sacchettini. Morgillo oggi a quota 8, già 8 rimbalzi per lui. Va a realizzare il nono punto, quindi possibilità di affiancare De Nicolao in doppia cifra. De Nicolao per il momento unico patavino a quota 10. Sbaglia ovviamente anche in questo caso. L'abbiamo chiamata ed è arrivata puntualissima la gufata. Ora vediamo la chiamata difensiva della Antenna Energia. Zona fronte pari, sembra una 2-3, poi vediamo se si adegua. Venucci dal palleggio, va per Benedusi che cambia lato per Torgano. Torgano dal palleggio, una soluzione di due punti corta, rimbalzo però controllato da Nasello, sempre molto presente in questo tipo di situazioni. Ora sarà importante per Pavia prendere ritmo, se la scelta della zona sarà continuativa. Nasello che sullo scadere arma la mano di Torgano che sbaglia da tre punti, rimbalzo controllato da Piazza. Padova che può ripartire, fida palla a Bianconi che va a attaccare il ferro, scarica per Di Nicolao in traffico che sbaglia, una soluzione ad onore del vero complicata, e Venucci, facile la smazzata per la Nasello che aveva imboccato la terza corsia ed è andato a trovare un layup di... Ora Benedusi molto aggressivo su Piazza, comunque mangia diversi secondi al possesso offensivo patavino. Buona la prestazione del capitano. Piazza che chiude il palleggio, Torgano intercetta e recupera. Gran giocata difensiva di Toghi che va al layup e va a realizzare, subisce il fallo anche di Piazza. Questa è l'Omnia che vogliamo vedere, l'Omnia che è avanti 53-29, va due volte aggressiva a cacciare il pallone, va vicina con Benedusi e poi perfeziona il recupero palla con Torgano che va al contropiede solitario, va a mettere il 12° punto. Perfeziona poi il gioco da 2+1, quindi sono 13 per Toghi, 56-29, con questa super giocata difensiva dei due esterni di Baldiraghi. Ora De Nicolao sfidato al tiro a tre punti, va a realizzare. Padova che va ancora con lo schieramento a zona, post alto per Nasello che va da Benedusi, va a piazzare poi il blocco per il capitano. Sacchettini si fa vedere, 5 secondi, Sacchettini che va a attaccare, c'è le mani rapide di De Nicolao che perfezionano lo ship. Ora Nasello che si perde un giro, la stoppata di Torgano sul tentativo di schiacciata di Morgillo, che da dietro è stato cancellato da questa
veloce dell'ala di Segrate. Gran giocata di Toghi. Padova che rimane in attacco, De Nicolao sotto per la layup per Morcillo che va a chiuderlo, si è distratto Sacchettini, si è perso il taglio lungo la linea di fondo di Morcillo che va a realizzare, quindi doppia cifra anche per Morcillo. Ora Nasello attacca, va da Sacchettini che probabilmente subisce il contatto falloso, non viene sanzionato. Padova che recupera, Bianconi in ritmo, si prende una tripla, la sbaglia. Sacchettini che controlla il rimbalzo. 56-34, 3 minuti giocati in questo terzo periodo. Venucci che slalomeggia, accoppiato difensivamente a Morcillo che gli tocca il pallone. Minuto chiamato da Baldiraghi. ...56-34... 3 minuti esatti in questo incipit di gara. Fabio, abbiamo visto già un paio di belle giocate, perché al di là di quello che è l'ottimo responso che il tabellone ci fornisce, anche tante giocate di qualità. Abbiamo visto come al solito la grande smazzata di Benedusi in contropiede per Nasello, abbiamo visto anche Torgano che è salito in cielo per cancellare l'appoggio di Morcillo. Sì, chiudere sopra come aveva fatto Pavia 51-28 è stato sicuramente positivo. Il punto era appunto ricominciare a giocare nello stesso modo in cui aveva chiuso i primi due periodi. Pavia l'ha fatto anche grazie ai primi cinque, soprattutto grazie a un Marco Torgano che in questa terza frazione si è confermato quello che per adesso, Venucci a parte come al solito, è l'MVP della serata. Torgano che ha quota 13, Venucci 10, Nasello 15 e soprattutto Nasello 15, sottolineiamolo 40 volte, quindi insomma con un Sacchettini da 8 e un Benedusi da 5 tutti hanno dato il loro contributo. Abbiamo visto prima anche un Venucci sfidare al tiro De Nicolao, che chiaramente non è un super tiratore, ma questa sera ha fatto registrare 3 triple sui 5 tentativi. È comunque il piano partita di Baldiraghi. Adesso Morcillo per Bianconi, circolazione di palla che premia Piazza che però sbaglia. Mamma mia, Benedusi con una difesa clamorosa si getta sul parquet come un leone. Fallo di Bianconi, il pubblico vorrebbe l'antisportivo. Bianconi si sincera delle condizioni di Benedusi. Palla comunque che rimane a Pavia sul 56-34. Sarà proprio Benedusi a rimettere il pallone in campo. Arbitri che hanno un colloquio al tavolo. Gioco che quindi non può ancora riprendere. Benedusi ha preso una bella botta, si è comunque gettato sul parquet come ricordavamo. A testimonianza comunque dell'atteggiamento, dicevamo, Benedusi si è gettato, letteralmente lanciato sul parquet per recuperare un pallone allo schedere di 24, quindi Padova poteva morire col pallone in mano, ma Benedusi ha preferito lanciarsi e ovviamente c'è stato il recupero e in più anche il fallo. Benedusi applaudito dal pubblico di Pavia. Nel mentre diamo una statistica, Paolo, visto che ci piacciono. De Nicolao tira col 50%, 54% ai tiri liberi. 22-41 è una statistica abbastanza particolare per una Padova che abbiamo ricordato essere la terza migliore squadra per assist, quindi 16,2, una squadra che quindi si condivide molto il pallone. Nel frattempo si ritorna a giocare con Venucci che si affida a Benedusi. Ottimo l'assist per Ferdinando Nasello, quindi ottimo il rientro in campo di Pavia. Ora Piazza per Daniello, scarico per Morcillo che vuole affidarsi ancora a Piazza. Blocco di Bianconi, anzi un velo di Bianconi. Venucci quasi vicino al recupero. Ottimo Sacchettini
la palla carambola nelle mani di Morgillo che segna due punti, tredicesimo punto. Ancora Morgillo come all'andata sta facendo male alla difesa di Pavia, anche se molto probabilmente è il piano partita di Pat Baldiraghi. Scarico maldestro di Benedusi che pensava di trovare Torgano un po' più sopra rispetto alla posizione in cui si trovava il numero 25 in maglia pavese. Resta il fatto che è una palla persa per Pavia e allora Padova ha la palla per rifarsi sotto. Ora Bianconi, tripla di De Nicolao, ancora bersaglio di Nicolao. Che partita che sta facendo il fratello di Andrea, 16 punti per lui con 4 su 6 da 3 punti. Ha raccolto la sfida al tiro e ha segnato ancora una volta. Questa volta tiro marcato meglio da parte di Venucci. Ora ancora Venucci che doveva forzare da 3 punti. Tripla di Venucci, sbaglia però la conclusione da oltre l'arco. Allora Padova si distende in contropiede. De Nicolao attacca subito, scarico per Bianconi da 3 punti. Ottimo lo scarico, ma sbaglia Bianconi. Piazza scarico a sua volta per Daniello. Tripla di Daniello, due conclusioni da 3 punti. 6-0 di parziale per gli ospiti. Attenzione perché Padova è comunque una squadra in grado di poter rientrare in questa partita. Nel frattempo Baldiraghi chiama sul cubo dei cambi spatti. Venucci sul blocco di Sacchettini, si affida a Benedusi, attacca in uno contro uno, palla quasi persa da Benedusi, scarico per Venucci che dovrà forzare ancora, anzi forza Nasello, tripla che non va a bersaglio. Segnalazione credo corretta perché Nasello aveva ancora il pallone tra le mani al momento della conclusione. Circolazione di palla buona per Pavia che comunque ha subito un 6-0 di parziale. E dicevamo, l'atteggiamento c'è, ma Pavia deve continuare a trovare ottime soluzioni in attacco per evitare di far rientrare una squadra che comunque a pallacanestro ci sa giocare. Sì, indubbiamente abbiamo visto due possessi in cui Padova comunque ha fatto delle gran cose in attacco. Ora è fondamentale, però c'è il fallo deciso di Sacchettini dopo che Morgillo aveva preso posizione, duello davvero senza esclusione di colpi nel pitturato pavese. Ora Pavia non ha nessun interesse a farsi trascinare nella corrida, chiaramente, però deve essere brava a mantenere Padova a distanza di sicurezza. Morgillo Inuetta va a realizzare, 14 per Morgillo. 15° punto per Ivan Morgillo, 58-44, quindi ha rosicchiato qualcosa Padova che rimane stabilmente schierata in zona 2-3. Torgano con palla in mano, prende il blocco di Sacchettini, si prende una soluzione da 3 punti, la sbaglia. Padova che può ripartire, De Nicolao che attacca il ferro. C'è il fallo di Sacchettini per il lungo di Borgomanero, è il quarto fallo. Pronto sul cubo dei cambi Filippo Fazioli. Fuori anche Benedusi, doppio cambio. Torna anche Ferdinando Nasello. Padova, scusate, chiaramente sta cercando di accelerare le cadenze, ovviamente, di trovare punti rapidi. De Nicolao sta facendo comunque, sta disputando una gran partita, niente da dire. Va a realizzare De Nicolao e Padova continua piano piano a cercare di ridurre la forbice. Va a realizzare anche il secondo e ora sono 12 di margine per Pavia. Venucci per Fazioli, si fa sentire la tribunetta. Nasello servito da Torgano, Torgano aperto, prova il collegamento, l'innesco interno per Nasello che fa una gran cosa sul perno, scarica ancora per Torgano, ancora la finta, l'extra pass per Spatti, 4 secondi, tripla aperta di Venucci, importante, sbaglia e fallo fischiato a Torgano su Bianconi che era a rimbalzo. Adiraghi che chiama la zona fronte pari, 58-46, Pavia che non segna da qualche minuto, 3-35, il parziale di questo quarto è favorevole agli ospiti. Ora
le penetrazioni di De Colau, che sono sicuramente una chiave importante. 7-20 il parziale attualmente per Padova, 58-48 con De Nicolao che ha armato la mano di Morgillo, lungo, che ha possibilità davvero di colpire dalla media. Spatti va da Venucci, sotto per Torgano, ribalta per Nasello che potrebbe attaccare, piazza invece il blocco. Ora buono l'innesco di Spatti, Nasello che però sbaglia, Pavia che ha calato le percentuali su soluzioni che comunque rimangono buone. Ora deve tenere in difesa Pavia. Daniello riceve per De Nicolao che attacca Torgano, chiude il palleggio, torna fuori da Piazza, potrebbe starci infrazione di passi non fischiata, Piazza che spara tre punti sbagliando. Pavia deve comunque rimanere serena e soprattutto rimanere sul pezzo in difesa. Adesso in attacco si tornerà a fatturare, ma deve comunque cercare di subire poco in difesa. Spatti attacca Morgillo, gran finta e va a realizzare Spatti un gran canestro, lavorando molto molto bene sul perno. Sesto punto per Alessandro Spatti e Pavia chiude qui questo brutto parziale. 60-48, tornano 12 di margine per i lupi di Pat Baldiraghi. Ora innesco per Morgillo. Fallo fischiato ad Alessandro Spatti. Però Padova sta giocando pesantemente, palla dentro. Secondo fallo per Spatti. Morgillo ha la possibilità ancora di accorciare a cronometro fermo. Pavia in bonus. Padova con due falli fischiati. Chiaro, la scelta di schierarsi a zona da questo punto di vista ha pagato buoni dividendi. Morgillo che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo, realizza la seconda. 11 di margine per l'Omnia, 60 perché attacca, 49 perché si difende. Due giri di orologio in questo momento per andare alla boa di tre quarti gara. C'è l'ottimo innesco di Spatti che manda al bersaglio grosso Nasello. 62-49. Pavia che con queste due situazioni ad alta percentuale è tornata a fatturare in attacco. Piazza che finta, ancora si va da Morgillo. Facile il canestro concesso in questo caso al lungo ex Caserta. 20 per Ivan Morgillo, Spatti per Venucci. Cambia il lato, va da Torgano che ha una mezza idea da attaccare, torna da Spatti. Spatti controlla, va da Nasello. 9 secondi per chiudere il possesso, si va da Spatti che ha vantaggio fisico e c'è il fallo di Piazza sul movimento spalacanestro del lungo dei Costa Volpino. Terzo fallo di squadra per Padova, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. 1.25 per andare ai tre quarti gara. Fazioli con palla in mano, l'end-off con Venucci che va da Torgano che attacca deciso, c'è il fallo evidente di Morgillo. Quarto fallo direi per Morgillo. Pronto Ruben Calò sul cubo dei cambi che va a rilevare Morgillo. Cambio anche per Pavia. Fuori Torgano, torna Capitan Benedusi. Quintetto forzatamente ribassato per l'antenna della regia. Ora vediamo se Pavia andrà ancora una volta a cercare di attivare i collegamenti con il pitturato. Venucci sprinta, affida a Fazioli che parte all'attacco. Va da Venucci che si prende una soluzione da due punti e realizza dai 5 metri. 12 per Mattia, 64-51, ultimo minuto di gioco che parte in questo momento. Padova in attacco con Calò che va da De Nicolao che si prende una tripla, questa volta contrastata da Fazioli, la sbaglia e c'è, tiene vivo a rimbalzo d'attacco Ruben Calò che sfrutta il predominio dal punto di vista dei centimetri rispetto a Benedusi. Quindi in attacco Bianconi aperto, riceve però Ruben Calò, va a consegnare a De Nicolao sul quale difende Filippo Fazioli. De Nicolao andrà ad attaccare, perde la maniglia, l'uscita forte di Nasello. Bianconi aperto da tre punti in angolo, sbaglia ma poi va a prendersi il rimbalzo in attacco, va a prendersi una soluzione da due punti, la sbaglia, viene fischiato un fallo a Ruben Calò che avrebbe spinto a rimbalzo. Quarto anche per Ruben Calò. Tiri liberi a disposizione di
Pavia, visto che anche Padova ha esaurito il bonus. 32 secondi per cercare di allargare nuovamente la forbice. Va a realizzare con l'ausilio del ferro Alessandro Spatti. 14esimo punto fatturato dall'Omnia in questo terzo periodo, parziale che dice 14-23. 15-23 in questo momento. 66-51, quindi 15 di margine per Pavia. 29 secondi per il possesso patavino. Piazza lavoro in palleggio, va da Bianconi per De Nicolao, che attende l'uscita di piazza, su di lui lavora Venucci. De Nicolao si apre in angolo, prova ad attivare Bianconi, c'è il tocco di Nasello. Anzi, niente tocco. Niente tocco di Nasello, quindi la. Tocco di Nasello, quindi rimessa, ci siamo decisi finalmente, quindi rimessa in zona d'attacco per Padova sul tentativo di assist di De Nicolao per Bianconi. 8 secondi per chiudere il possesso, 16 per andare alla termine, la ricezione di piazza per Bianconi, aperto da 3 punti, la finta di tiro va sotto da Calò, che il tocco di Spatti, altra rimessa, ma i secondi per chiudere il possesso sono solo 3 questa volta, i 10 invece sono i secondi che mancano per andare a bruciare questo terzo quarto. Bianconi costretto a forzare a 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Mattia Venucci, e ora con 5 secondi e 84 centesimi Pavia andrà a cercare l'ultimo tiro. Fazioli, attacca deciso, va a buttare in aria una preghiera, si chiude qui 66-51. Padova che ha fatto la formichina sotto oltre 20 lunghezze, è arrivata fino a meno 10 se la memoria non ci inganna. Pavia però nel momento importante ha trovato un paio di buone chiusure difensive e soprattutto ha trovato il gioco interno nel momento in cui fatalmente le percentuali in arco sono calate. Ha trovato comunque il gioco interno, ha trovato la sostanza di Nasello, ha trovato anche un paio di ottime giocate di Alessandro Spatti ed è riuscita comunque a ritornare ad un buon margine di discreta sicurezza. Sì, Spatti ha fatto un ottimo canestro e nel momento più difficile, appunto come ricordavi tu, sul meno 10 per gli ospiti, e poi ha dato una grande palla per il canestro di Nasello. È una Pavia che comunque rimane avanti 66-51, ma non deve sicuramente adagiarsi sugli allori come fatto in parte in questa terza frazione. Ricordavamo prima il parziale di 20-7 con cui si è aperto il terzo periodo, adesso parziale che dice 23-15, quindi Pavia si è rimessa, come diceva Paolo, in carreggiata. Una Pavia che ha comunque continuato a difendere molto bene, nonostante appunto i canestri degli ospiti, i 23 punti subiti, ma sono stati anche canestri alcune volte dalla lunga distanza, alcune volte non dico inventati, ma comunque giocati molto bene da Padova, e soprattutto abbiamo visto con Morgillo, arrivato a quota 20, nel momento in cui è uscito, che ha speso il suo quarto fallo, Padova non ha trovato la stessa presenza sotto canestro e non è riuscita a continuare su quel parziale di inizio terzo periodo. Ritorna in campo Pavia con gli stessi che hanno finito la terza frazione, quindi Venucci, Fazioli, Benedusi e la coppia Nasello Spatti a difendere i tabelloni. Ricordiamo Sacchettini a 4 falli. Dall'altra parte stesso quintetto anche per Padova, con Piazza di Nicolao, Daniello, Calò e Bianconi. Non c'è appunto ancora Morgillo che, come ricordavamo in precedenza, è a quota 4 falli. 4 falli anche per Calò, numero 34. Palla per Pavia, ricominciano le operazioni. Nasello per Benedusi, subito una tripla del capitano, fuori misura e soprattutto con 0 copertura a rimbalzo. Ora piazza ad impostare, aspetta l'uscita di Calò. De Nicolao sul blocco di Bianconi, ottima difesa di Nasello. De Nicolao da 3 punti, sbaglia però la tripla. Bianconi prova a salvare, la palla comunque carambola nelle mani di Spatti. Benedusi può condurre il contropiede
entra comunque bene Padova. Venucci attacca in uno contro uno contro Bianconi, è un mismatch, mismatch che c'è anche sotto canestro, ma ottima difesa di Andrea Nicolao, che è il primo in fatto di palle rubate in campionato con 2-6 a partita. Sbaglia però Piazza l'arresto e tiro, allora Pavia può rimpostare, impostare una nuova azione offensiva con un po' di calma. Sicuramente le operazioni di Pavia devono diminuire di velocità, bisognerà, Pavia dovrà giocare con il cronometro. Scarico per Spatti, tiro dalla media, il suo, ha referto con altri due punti. Spatti giunge a quota 10. Adesso sta salendo di colpi anche Alessandro Spatti, come abbiamo ricordato in precedenza. Benesusi forte in difesa su Daniello. Di Nicolao scarico per Bianconi, tripla dello stesso Bianconi, sbaglia però la conclusione. Fazioli per Spatti che si affida a Venucci, finto il tiro, palleggia, resto tiro, sbaglia però la conclusione. Strano per Mattia Venucci. De Nicolao subito in contropiedi, Padova prova a accelerare le operazioni, anticipo davvero da manuale di Nasello, che recupera un pallone a dir poco fondamentale. Nuovi 24 secondi per Pavia, che sono 13 ora con Venucci sul blocco di Nasello. Lo ritrova sotto canestro, proprio contro Piazza, scarico per Spatti, che finta il tiro, scarico a sua volta. Mamma mia che circolazione di palla di Pavia. Fazzari da tre punti con la bomba, 71-51, e Forbice che ritorna sul più 20. Davvero un'ottima circolazione di palla di Pavia. Adesso anche la qualità offensiva, come, che è stata buona, anzi ottima per tutta la partita. Pavia è ritornata ad attaccare bene, adesso sta difendendo ancora di più. D'altronde poi quando segni, lo sappiamo molto bene, difendi con un altro spirito. Nel frattempo Calò sbaglia due o tre appoggi e poi stoppata di Spatti. Sì, quante volte in allenamento sentiamo Pat Baldiraghi, penetrazione, extra pass, l'abbiamo visto. Pavia ha fatto muovere la zona, non si è accontentata di due passaggi, di un tiro, e questi sono i risultati. Alla fine è riuscita a trovare, ora in faccia Benedusi spara una tripla, sbaglia. 71-51, tornano 20 di margine per Pavia. De Nicolao attacca il ferro, dà un buon pallone a Bianconi, che va a realizzare appoggiandosi al cristallo. Quattro uomini in doppia cifra per i lupi di Pat Baldiraghi, e primi tre punti per Filippo Fazzoli. Ora fallo di manata di Daniello in faccia a Benedusi, fallo fischiato all'ex giocatore di Cesena, secondo fallo. Fuori Nasello, ovazione per lui. Nasello partita da 19 punti, 4 rimbalzi, 20 di valutazione. Ennesima partita di grandi sostanza per Ferdinando Nasello. Spatti sotto per Sacchettini, ora c'è un evidente vantaggio fisico. C'è il fallo fischiato da De Nicolao, che prima ha fatto una difesa veramente da manuale, l'hai sottolineata tu, quando da dietro è andato a recuperare palla a Spatti. De Nicolao che senza Ferrari davvero si è letteralmente preso i compagni sulle spalle, perché Morgillo, diciamo, si è acceso a tratti, ma De Nicolao è stato davvero un polo offensivo, e anche dal punto di vista della personalità e della modalità con cui ha guidato i compagni, davvero sempre sempre affidabile per coach Rubini. Benedusi con palla in mano, va per Fazzioli, Fazzioli che si muove in palleggio, Benucci costretto a forzare da tre punti e va a realizzare. Magata di Mattia, che senza ritmo ha sparato il 15° punto. 7-4, 5-3. Padova in attacco con Daniello marcato da Spatti, Morgillo che è tornato sul parquet, l'end off con De Nicolao, la rollata al ferro, si va in angolo da Daniello, che il cui tiro viene sporcato dalla buona uscita di Alessandro Spatti. 5-46 al termine, slalom di Venucci, fallo di De Nicolao. Mezzo sgambetto, De Nicolao fa finta di nulla. Minuto di sospensione, chiamato dalla panca Patavina. 7-4-5-3, quindi Pavia che è tornata a premere sull'acceleratore. Come giustamente Fabio ha sottolineato in precedenza, è tornata anche molta qualità
nelle scelte offensive, nella selezione dei tiri, e sono tornate ad alzarsi fisiologicamente anche le percentuali. Il parziale dice 8-2 in questi primi 4 minuti e mezzo di quarto periodo. Pavia che ha già superato quello che è il suo fatturato abituale. Pavia è ancorata ai circa 70 punti di media, è già a quota 74, quindi ha la possibilità sicuramente di migliorare quelle che sono le medie offensive, e sta comunque tenendo Padova a quota 53, quindi ancora una volta la difesa di Baldiraghi ha davvero inciso. Diamo un'occhiata ai punteggi individuali per l'Omnia: sono 8 di Sacchettini, 3 di Fazioli, 5 di Benedusi, 15 di Venucci, 10 di Spatti, 13 di Torgano, 19 di Nasello, 1 di Mazzoleni. Per Padova sono 18 di Nicolao, 4 di Piazza, 5 di Daniello, 20 di Morgillo, 6 di Bianconi, quindi fatturato offensivo meno distribuito per quanto riguarda gli ospiti. Torna sul parquet Marco Torgano, va da Benedusi che prende il blocco di Spatti, va per Sacchettini che può attaccare sulle tacche, il giro e tiro di Michael sbagliato, rimbalzo controllato da Morgillo, Padova che può ripartire. 5:27 per andare ai titoli di coda, palleggio prolungato di Piazza, l'uscita di Nicolao marcato da Nicolò Benedusi che sta con lui, e arriva la palla persa. È bastato lo sguardo del ministro della difesa perché si materializzasse una palla persa, Nicolao non è riuscito a controllare. Pavia che può ripartire per allungare nuovamente, Spatti per Fazioli, ha preso il posto di Mattia Venucci, il consegnato tra Spatti e Fazioli, Spatti che può ribaltare il lato per Benedusi, oscurato da Calò, Benedusi si muove in palleggio, riapre per Fazioli, tripla del playmestrino che va a realizzare, seconda tripla, 6 punti per Pippo Fazioli, 77-53. Pippo Fazioli che nel match di andata fu comunque uno degli artefici del rientro pavese dopo un corposo vantaggio che Padova prese in avvio di match. Palla contesa, freccia del possesso che premia la Antenone Energia che quindi rimane in attacco, rientra sul parquet Capitan Schiavon. Vediamo il cambio chiamato da Rubini, esce Piazza, quest'oggi non è riuscito a dare l'abituale impatto offensivo. ...4:39 per chiudere le operazioni, Daniello occuparsi della rimessa dal fondo, e arriva l'intercetto di Torgano. Abbiamo visto che c'era della confusione sul volto di Daniello, infatti i compagni sono mossi davvero poco, è arrivata la palla persa, palla persa numero 10 per Padova, 77-53, quindi Benedusi che si prende una soluzione da 3 punti, la sbaglia, rimbalzo controllato da De Nicolao, ma Padova sembra aver abbastanza esaurito il sacro fuoco del rientro. Ora palla di De Nicolao non perfetta e arriva l'11ª palla persa, terza in fila per Padova, quindi a dimostrare che forse i ragazzi di coach Rubini non ci credono nemmeno più. Pronto Mazzoleni a tornare sul parquet, palla nelle mani di Marco Torgano per Benedusi, palla per Spatti, cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Benedusi, applausi per il capitano, torna Mazzoleni. Rimessa in zona d'attacco, time out chiamato da Padova che evidentemente non vuole lasciare nulla di intentato. Ovviamente poi sarà molto importante questo scarto ampio perché Pavia alla Chione Arena di Padova perse di 5, quindi sarebbe fondamentale comunque ribaltare. Ora nel girone di ritorno, in un campionato che vive di scarti ridotti, è sempre molto importante anche nei finali di partita. Probabilmente non sarà il caso odierno visto che il margine di Omnia è assolutamente a prova di bomba, però sarà importante davvero giocare sempre nell'ottica del doppio confronto. Importante oggi, sarà importantissimo domenica quando qui arriverà Lecco, con cui all'andata arrivò una sconfitta di stretta misura, quindi sarà importante proprio perché Lecco comunque ha
se dovessimo riuscire a portare a casa il referto rosa, è appaiata a noi, quindi ci contendiamo il quinto e sesto posto. Attualmente siamo sesti in virtù dello scontro diretto perso, però domenica ci sarebbe la possibilità ovviamente di ribaltare con una vittoria. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, Mazzoleni a occuparsene per Pippo Fazioli che va da Torgano, torna da Spatti, mezza ruota per Mazzoleni, Spatti può attaccare Schiavon, affida a Sacchettini, si muove in palleggio, prende un tiro da due punti e lo sbaglia. Serata di non eccessa ispirazione offensiva per Michael, che comunque si è fatto valere combattendo nel pittorato. Torgano prova ad andare aggressivo su Schiavon, palla nelle mani di Daniello. Morgillo molto lontano da canestro, va a piazzare il blocco ma non fa in tempo perché Schiavon si prende una soluzione da tre punti, la sbaglia. Cronometro che corre e ovviamente questa è una ottima notizia per l'Omnia. Torgano fuori dai blocchi, non viene premiato da Fazioli, riceve ora, va da Spatti che si prende una soluzione da due punti e va a realizzarla. 12 per Spatti. Spatti che è andato in progressione in questo match, entrando in partita nel momento più difficile, nel momento più caldo per l'Omnia e dando comunque un contributo di assoluta sostanza. Ora la ricezione di Calò a centro area, su lui c'è il fallo speso da Alessandro Spatti, terzo fallo per Spatti, rientra Bianconi, fuori Calò che ha preso un colpo fortuito al viso. Ultimi tre giri di orologio De Nicolao, fuori per Schiavon, marcato da Torgano. Bianconi che attende il ricciolo di Calò, di Daniello, che si butta dentro, poi chiude il palleggio, torna fuori da Schiavon. Bianconi che attacca Spatti, sbaglia, ma Morgillo è molto bravo ad andare a rimbalzo dinamico e a realizzare il 22esimo punto. 79 a 55, il tocco di Fazioli. 79 a 55, ultimi 2 minuti e 25 di gioco. Fazioli che lavora in palleggio, va da Spatti per Mazzoleni, 6 secondi per chiudere il possesso. Sacchettini si prende un giro e tiro e va a realizzare. Doppia cifra anche per Michael Sacchettini, 10 punti per lui, quindi sono 5 i pavesi in doppia cifra. 81 a 55. De Nicolao si prende una soluzione in traffico, la sbaglia ma è bravo ad andare a rimbalzo d'attacco. Bianconi poi sbaglia un rigore a porta vuota. Padova ormai è da qualche minuto, Fabio, ampiamente sotto la doccia. Fazioli col palleggio prolungato, fallo di De Nicolao che spinge anche Pavia, ma ovviamente diciamo che ce lo possiamo permettere. Anche noi telecronisti. Mazzoleni lavora in palleggio, 1.36. Sacchettini marcato con evidente vantaggio fisico da Daniello, sbaglia però Michael, c'è possibilità di contropiede. Morgillo con palla in mano, va da De Nicolao che punta, attacca. La difesa di Mazzoleni però non viene premiata dagli arbitri, c'è il fallo fischiato all'ex capitano di Desio. Ultimo minuto e 18 secondi da bruciare per andare a chiudere e ad archiviare questo referto rosa. Due vittorie e una sconfitta nel girone di ritorno per l'Omnia Pavia, che ha timbrato entrambi i cartellini in casa contro Vicenza e contro Padova oggi. Morgillo aperto da tre punti, mostra che la mano è assolutamente educata, va a realizzare. Morgillo che mette 25 dopo il ventello facile dell'andata. Torgano controlla un pallone complicato, ultimo minuto. Fazioli chiude il palleggio, va da Sacchettini, si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Innervosito Sacchettini da un paio di colpetti incassati, ma ormai
l'happy end è assolutamente scritto. De Nicolao prende una soluzione da due, la sbaglia, rimbalzo controllato dai pavesi, 34 secondi che arriverà comunque una vittoria assolutamente dolce, prestazione di grande spessore per i lupi di Baldiraghi che silenziano Padova. Torgano che va a realizzare da due punti, 15 anche per Toghi, ultimi 20 secondi, 83-58, Fabio se non erro è record anche di fatturato perché De Nicolao chiude così, strette di mano fra le rispettive panchine, pubblico pavese che saluta, stand in ovation, Pavia che timbra referto rosa in questo big match, quindi sicuramente approccia nel migliore dei modi la settimana con l'impegno infrasettimanale sul campo di Soresina e poi si visserà il match casalingo tornando qui contro Lecco. Finale 83-58, riepiloghiamo quelli che sono i fatturati individuali, per Pavia sono 10 di Sacchettini, 6 di Fazzioli, 1 di Mazzoleni, 13 di Torgano, 12 di Spatti, 15 di Venucci, 19 di Nasello, 5 di Benedusi, per l'Antenore Energia sono 18 di De Nicolao, 6 di Bianconi, 5 di Daniello, 25 di Morgillo, 4 di Piazza. La buona serata agli amici del basket da Paolo Rappoccio e da Fabio Sacchi. Arrivederci a domenica prossima.